volendo ci possiamo ritrovare. Ci sono adesso qua i giovani che ci possono aiutare, i nostri figli, i nostri nipoti, dateci una mano, grazie. Bravo Riccardo! C'è qualcun altro che vuole esprimere la sua emozione? Ciao, noi siamo quelli della prognosi riservata, cui il quarto componente, il quinto componente era Ricchia. Abbiamo vissuto momenti meravigliosi, noi ci siamo sciolti nel 1985, ma questa sera ci siamo ricomposti per ricordarlo qui insieme a voi. Success replace. Come today, if you're going in to fly, as you're calling in your face, every page you put my hand, I see my life come shining. Listen to the easy. When she loves, when she loves, I should be released. Since they say all the production, the sense of the first fall. Yes, it stands in my hair reflection. So place the stars, the storm will fly. I see my light come shining from the distant to the deep. And see love, hey. I should be released. Come shining from the east and to the east. And see love, and see love, I should be released. Standing next to me, I want to stop it. Is the blaming of the fear of the living of your blame? I see my light come shining from the east and to the shining from the east and to the east.
Allora, grazie a tutti, buonasera. Io sono molto emozionato questa sera perché per tanti motivi, perché questo non è uno spettacolo, ma è semplicemente un modo per ricordare un amico che non è stato solo il mio editore, ma è stato per me una sorta di fratello maggiore. Il suo passaggio su questa terra, secondo me, andava ricordato fra gli amici e tutti quelli che siamo qui, gli hanno voluto bene. Io volevo, prima di raccontare la storia di Salvatore attraverso testimonianze, appunti, forse attraverso i suoi pizzini, perché ognuno poi lascerà in questa serata un ricordo, una testimonianza del suo passaggio, volevo dire, ecco, innanzitutto perché il gigante e poi perché questo luogo. Entrambi hanno una spiegazione. Il gigante perché dietro questa figura così esile, così quasi un origami, diciamo, sembra una figurina ritagliata con la forbicina da un bambino, sembrava Salvatore, una figura esile, fragile, invece si celava un gigante, un uomo di una forza straordinaria che è stato capace veramente di smuovere le acque quiete e talvolta anche torbide di questa terra, ha spostato punti di vista, ha messo in relazione talenti, intelligenze che non erano solo, attenzione, legate alla scrittura, a volte erano legate alla cucina o erano legate all'artigianato. Lui li metteva insieme, ha fatto un lavoro da mediano straordinario, è stato quello che Ligabue diceva Oriali, no? Cioè, era uno di quelli che quando faceva segnare gli altri faceva sempre un passo indietro e si divertiva un mondo a vedere l'effetto che faceva mettere insieme persone così diverse, e ha dato un'opportunità straordinaria a questa città. In questi 15 anni credo che l'ha rivoluzionata con la forza delle parole, ha dato l'opportunità a me, ma a tante altre persone, di poter scrivere e di poter dribblare le grandi case editrici, che spesso nemmeno i manoscritti li leggono se non sei presentato, o non c'hai gli agganci giusti. Quindi ci ha dato questa grande opportunità, e non era solo una persona che libri pubblicava e basta, c'era uno che libri pubblicava, li promuoveva. Io con lui ho condiviso 15 anni di incontri con l'autore a San Vito Lo Capo, ho condiviso anni di incontri in giro per l'Italia, ma non solo, questa è la mia storia, ma tutti gli altri che si alterneranno ne potranno raccontare uguale. Ecco perché dico che Salvatore Coppola è stato un grande rivoluzionario, perché ha provocato questa città e ha creato un effetto chimico, secondo me, che noi, i nostri figli, dobbiamo ricordarcelo. E poi alla fine della serata vi spiegherò anche che ci sarà un senso a tutto questo, perché noi ci auguriamo che il comune o di Trapani o di Erice intitoli un luogo della cultura intestato a Salvatore, perché quello che lui ha fatto per questa città non deve finire, insomma. Ecco, non capisco perché ci sono strade intitolate in questa città a imprenditori o a persone che non si capisce bene cosa abbiano fatto, e Salvatore invece, secondo me, lo merita tutto, perché era una persona per bene, perché stava dalla parte giusta di questa città, e credo che questo sia importante ricordarlo. Ecco, perché poi Salesiani, non è un caso che noi siamo qui al Teatro Salesiani, ringrazio Don Liborio Palmeri che si è prodigato per mettercelo a disposizione, perché Salvatore ha mosso, si può dire, i primi passi in questo oratorio. E prima, io, è stata per me una grande sorpresa, prima come giocatore di calcio, perché era mediano, poi mi diranno, vedete un po' come, vede il discorso del mediano ritorna, della squadra della Don Bosco, e poi qui ha raccolto innumerevoli premi, innumerevoli coppe come campione di ping pong. Lui credo che è stato addirittura in Serie C o in Serie B, quando negli anni 70, insomma, il ping pong era uno sport da tavola abbastanza seguito. E io volevo dirvi che ci sono questa sera due assenze, cioè nel senso, giustificatissime. Io avrei dovuto condividere questo palco con Wally, con Salvatore Cammareri, che questa sera non c'è perché ieri sera hanno trovato un rene per lui, e questa notte l'ho avuto trapiantato, e quindi è andata benissimo. Mi ha chiamato poco fa e mi ha detto di salutarvi tutti e vi abbraccia. Wally ha condiviso con Salvatore, credo, almeno 25-30 anni della sua vita. E poi Marilena Monti, che questa sera non c'è, mi ha pregato di leggervi queste parole che ha scritto per tutti. Non ci sono con tutti voi questa sera, non ci sono, ma ci sono col corpo, perché esattamente 30 giorni fa il nostro Alicchia ci ha lasciato. Ho tempi fisiologici lunghi e complessi riguardo all'elaborazione del lutto. Ecco perché non sono pronta a una festa in suo nome, in sua memoria. Licchia per me è in me e ancora non riesco a separarmene.
Quando scrivo, in questi giorni sto scrivendo molto, lo sento rimproverarmi per l'eccesso di puntini di reticenza che poi lui dovrà togliere nella prima correzione delle bozze. Gli chiedo se posso superare o meno le 200 pagine e lui mi risponde. Gli dico che quello che sto scrivendo è un libro piuttosto degli altri e lo vedo tistiare con consapevole complicità. Se io fossi lì con voi sarei costretta a sentir parlare al passato di una persona cara, carissima, che in me è ancora presente e tale vorrei rimanesse. Ho voluto forzarmi ad esserci alla messa celebrata a Palermo il 31 ottobre scorso. È stato terribile per me, se fossi lì con voi piangerei e non voglio, giacché vi siete riuniti per raccontarlo. Il mio amico fraterno io lo incontro e lo festeggio fra strade, stazioni, sale di incontri letterari, a casa mia, al tavolo della cucina. E la nostra festa è quotidiana. Mando il mio abbraccio caro a tutti coloro che lo avete amato, parenti e amici, e che state raccontando il gigante con tutto il bene che merita. Marilena Monti. Allora, io volevo, adesso noi ci sediamo, invece parlo con gli altri del tuo gruppo. Ecco, Ottavio, io questa mattina ci siamo fatti due chiacchiere su Salvatore e tu mi raccontavi alcuni episodi. Innanzitutto, ecco, perché la presenza della prognosi riservata? Io l'ho definito il quinto uomo di questo gruppo, perché voi eravate quelli che cantavate, che suonavate, però Salvatore era un po' quello che nei Pooh era il negrin, diciamo, quello che stimolava e che dava la forza al gruppo. Questo paragone è grandissimo per quello che dici. E praticamente Lick era colui il quale nel momento del bisogno era sempre presente. Avevamo bisogno di qualcosa, di un filo, qualsiasi cosa. Lick, arrivo, non ti preoccupare. E il suo detto era questo, non ti preoccupare, ci penso io. E arrivava subito, era sempre presente. Ma non solo per il discorso del complesso, ma anche nella vita normale, se avevamo bisogno di qualcuno che potesse procurarci qualcosa. Io personalmente ti dico che avendo una figlia che andava a scuola avevo bisogno di qualche libro. Licca, mi manca questo libro, domani te lo porto. E arrivava puntualmente. Arrivava puntualmente, quindi lui era l'amico di tutti e si metteva sempre a disposizione e non diceva mai no. Se qualcosa doveva andare per non per il verso giusto, allora lui trovava l'escamotage per riuscire a quell'impresa. Ecco, Pino, tu mi raccontavi però ogni tanto Salvatore mancava, mi faceva una telefonata e dove andava a finire? Telefonava, dice, Pino, dove vai? Manco qualche giorno, forse qualche anno, non lo so, dove vado? Vado in Marocco. Oppure poi ritorno, dove sei? No, a Parigi sono. Era assurdo proprio. Un continuo andare e venire, andare sempre disponibile, anche da fuori, sempre disponibile, grande. Angelo, anche per te un ricordo, ci raccontavano di quella volta che siete venuti a Punta Raisi e lui è venuto a prendervi, e che cosa è successo? Niente, noi eravamo andati a Milano per il concorso Enal, eravamo secondi in Italia, diciamo così, e quindi e però avevamo contemporaneamente la sera una serata qua all'Eden, una serata studentesca che abitualmente in quel periodo le facevamo noi. E niente, lui con la sua allora aveva la simica, credo ancora, simica bianca e ci aspettava, diciamo così, però doveva fare benzina, sì, doveva fare benzina. Noi all'Eden ci aspettavano e noi ancora eravamo a Bergamo alle 17 del pomeriggio. E però fortunatamente poi cioè lui arriva e dice c'è un problema. Sì, c'è un problema, dobbiamo uscire per andare a fare benzina. Ma scusa, ma come? Perché non provvedevi prima? Quindi era un po' un punto interrogativo da questo punto di vista. Non avevo soldi. Poi devo dire, abbiamo tanti ricordi, che noi ci siamo conosciuti nel 68, poi quando nel periodo universitario io ero con Pino a Palermo, studiavamo in architettura, e c'è stato un periodo che lui è venuto a vivere, diciamo, con noi. Eravamo in otto in quella in via Longarini, e c'era sempre, quando c'era lui, odore di incenso, perché insomma lui piaceva questo profumo particolare. E niente, e poi abbiamo tante cose da ricordare, e solo quando siamo in quattro riusciamo a ricostruire il tutto, perché una cosa dice uno, una cosa dice l'altro, anche perché ormai abbiamo una certa età, per cui insomma. Ottavio, tu mi racconti che è stato anche un calciatore, mi raccontavi stamattina, tu l'hai visto giocare, era un buon mediano. Oh, giocavamo assieme. Via Salesiana, alla Don Bosco. Il suo problema era che giocava sempre con le scarpe da tennis o scarpe da pallacanestro, dicevamo, perché il suo piede era poverino da 44 a 45 e scarpe di football di quel periodo non ce n'era, quindi andava a giocare sempre con quelle. Licca, ma che fai? Così scivoli. Non ti preoccupare, ci penso io.
Bene, bene, dai, sediamoci, continuiamo questa nostra discussione. Intanto chiedo a Piero Carbone di avvicinarsi, così di, ecco, grazie. Allora. Allora, Dede, intanto perché Licchia? Partiamo da lì. Lui è stato chiamato Licchia perché si chiamava Coppola e gli amici lì al liceo lo chiamavano Coppolicchia. E quindi per abbreviare, per fare una cosa, è nata questo Licchia. E quindi sei stato voi a battezzarlo così? Sì, i miei amici, io. Noi non riuscivamo, Salvatore non calzava col suo personaggio. E allora Coppolicchia, Licchia. E infatti in realtà di qua a Trapani ci sono due generazioni diverse, chi l'ha conosciuto come Licchia e chi l'ha conosciuto come Salvatore. In realtà sì. Infatti ci sono questi due, chi gli è stato amico negli anni 70-80 era Licchia. Esatto, ma quando andavamo a casa sua aveva un problema perché i suoi parenti lo chiamavano Salvatore. Allora io bussavo, c'era sua mamma, signora c'è Licchia, c'è Salvatore. E allora, senti, vi seguiva anche in tournée, tu mi raccontavi. Sì, lui era sempre presente. Difatti non so se avete sentito questa intervista che aveva rilasciato nel corso di quella serata, lo chiamava Raffaele lì sul palco. Lui ci seguiva sempre e ci offriva qualsiasi collaborazione. La cosa più particolare era quella che quando facevamo le piazze con Nico De Gabbiani, facevamo tutte queste serate intorno in Sicilia, Calabria, lui veniva sempre col suo pulmino, ci portava gli strumenti, ci aiutava, eccetera eccetera. Dopo si metteva in un angolino della piazza e vendeva i suoi dipinti. Sì, perché molti non sanno che lui ha avuto un periodo in cui ha fatto l'artista. Sì, e faceva dei quadri utilizzando dentifricio Vinavil, gesso, ed erano proprio rilievo questi quadri. Io ne ho uno a casa mia, perché un giorno è venuto a casa mia, ma qui non ci sono quadri miei. Allora, noi spesso parlavamo pure francese, perché lui ha avuto un periodo francese, lo sapete. E ho detto lì che adesso vi faccio, e allora ho fatto fare una bella cornice e l'ho messo lì. Poi lui è venuto a vederlo. Adesso sono soddisfatto. Dede, lui avrebbe voluto suonare, però mi raccontavi. Sì, no? Sì, ma lui suonava, lo facevamo suonare. Lui suonava le percussioni nelle serate che facevamo. Difatti ho alcune registrazioni del 1974-75 fino all'81. E ho delle registrazioni in cui quando presentavamo il complesso dicevamo alle percussioni Licchia. Lui era felicissimo, suonava le percussioni. Ogni tanto lo allontanavo un poco perché magari tendeva a buttarmi fuori tempo, ah, perché sì, si distraeva per qualsiasi. E allora, ma lui suonava le percussioni e gli piaceva. Era uno della prognosi riservata. Era uno di noi, sì, del gruppo Teatro Prognosi, poi in un secondo tempo. Quindi noi, io oggi vedo questo signore qua che io non conosco, ma so che si chiama Carbone. E ho visto gli altri amici che erano con me a Palermo l'altra volta, quando lì che era ancora in rianimazione. Quelli fanno parte della seconda metà della sua vita. Anche io faccio parte della seconda metà. Anche tu, perché noi due non ci siamo mai incontrati direttamente. È vero. Ecco, noi eravamo quelli dalla prima parte, infatti siamo un po' più anziani rispetto a voi, no? E quindi lui mi raccontava sempre di voi, però, quando ci vedevamo. E una delle ultime volte che l'abbiamo visto è stato quando abbiamo festeggiato il 35esimo compleanno del gruppo Teatro Prognosi. È una cosa che mi tiene, che mi va di ricordare, quando ho compiuto gli anni, ho fatto una bella festa, 60 anni, e c'era mio genero qui a Trapani, che è un diplomatico spagnolo, e il marito di mia figlia Chiara, il quale è venuto, è stato tutta la serata lì e lui parlava spagnolo e francese, ha trovato Licchia che parlava francese. Allora poi quando è finita la festa, mi ha detto che questo tuo amico è un soggetto molto, ma molto interessante. E mi parlava di Licchia. Hai visto? Piero Carbone è uno, anche lui, tutti quelli che si succederanno su queste palco, ma lo siete anche voi, siete stati tutti amici di Salvatore, Piero Carbone, della seconda generazione, la seconda fascia. Piero Carbone è scrittore, poeta, con Salvatore ha pubblicato più di un libro. Ecco, Piero, Salvatore era uno che si appassionava ai testi che sceglieva, che poi li sceglieva lui personalmente, perché ti dico molto sinceramente, spesso ecco, per esempio a me, a Nicolò D'Alessandro, a Marilena Monti, ci dava dei testi da leggere, noi davamo la nostra opinione, però poi alla fine era sempre lui che decideva, insomma, ecco, quindi era uno che i testi li seguiva fin dal manoscritto, insomma. E non solo, a me è capitata una disavventura. Più vicino. Se uno vuole pubblicare un libro o non vuole pubblicare, in Sicilia deve andare da un editore. E allora dove va per pubblicarlo? Se tu non vuoi pubblicare, vai da un editore. Ma non perché il libro non vale,
specialmente se è un libro ricavato da documenti. L'editore vede che i documenti sono interessanti e dice: io ti compro i documenti, ma mi devi firmare un'esclusiva e l'impegno che tu non pubblicherai questo dattilo scritto che mi stai presentando. Esatto. Come? A me interessa avere scritto il libro ricavandolo dai documenti. Non ho venduto i documenti, avrei preferito portarlo al mercato delle pulci, non ho pubblicato il libro con quell'editore, lo ha pubblicato Salvatore. E poi quando l'abbiamo festeggiato a casa mia con Niccolò D'Alessandro e con Rosario Lentini, Salvatore, che era spartano e frugale, non una persona semplice come tutti i grandi, era di una grande semplicità, di una grande dignità e non disdegnava i cannoli di dattilo. Si presentò con un vassoio spettacolare, e però dal palato reale io, l'ultimo ricordo che mi rimane è che è trapassato al palato virtuale e letterario, perché aveva ideato degli aperitivi libri, degli aperitivo libri, dei libri aperitivo, e già ne avevamo approntati due, uno dal titolo Se il pomodoro è un frutto, e qui tutta una disquisizione, e l'altro Le putie di vino e le parole spente, copertina concordata, impaginato, ISBN, c'era tutto. Però non c'è Salvatore per realizzarlo. E allora io dico uno scongiuro e un augurio. Che quell'aperitivo irrealizzato non sia l'amaro, il caffè o l'ammazza caffè, ma continui la memoria di Salvatore attraverso la realizzazione delle sue idee e la vitalità dei suoi libri e dei suoi autori. Per cui io auguro buon successo agli autori in cui lui credeva, perché questa scommessa lui in questo modo non la perde e noi avremo vinto. Giovanna, per una, ecco, già pronta. Ecco, Giovanna leggerà in tre momenti diversi dei brani del mio postino, che è il libro che Salvatore ha pubblicato qualche anno fa. Ecco, questa sera proprio Aldo Virzì mi ha portato questo fatto omaggio, che restituirò ovviamente il suo manoscritto, insomma, ecco, il manoscritto originale del libro che ha Salvatore. Io credo, l'ho scritto pure da qualche parte, che tutta la sua vita Salvatore l'abbia vissuta proprio per raccontarla alla fine in questo libro, e non vi spiego perché lo capirete da soli. Giovanna. Devo inventarmi un altro nomignolo. E siccome non ho tempo da perdere, sono sicuro che nessuno al mondo può averci pensato, scriverò Licchia. Come? Licchia. L-I-C-C-H-I-A. E che vuol dire? Una parola. La storia è lunga, ma piano piano cercherò di raccontarvela. C'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles e Rolling Stone. Sì, perché quella era l'epoca nella quale questo nomignolo è stato inventato. Il quale era anche mio compagno di banco alla scuola media. Non so perché, o forse perché si era stancato di chiamarmi Salvatore, prese il mio cognome Coppola e ne fece il diminutivo Licchia. Poi pian piano sto Licchia è uscito dall'aula della terza A ed è entrato in tutte le aule della scuola. Da qui è arrivato all'oratorio, fino ad invadere quasi tutta la città. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, gli amici invece di chiamarmi Salvatore mi chiamano Licchia. O addirittura qualcuno che incontro per strada e non sa che mi chiamo Coppola mi saluta: buongiorno signor Licchia. Mi è capitato pure qualche volta di cercare al telefono qualcuno di questi miei ex compagni o amici che adesso sono medici, avvocati o imprenditori, e siccome al telefono risponde la loro segreteria mi presento come Salvatore Coppola, che desidera parlare con il dottore o l'avvocato o il titolare. La risposta è sempre quella, dopo qualche secondo di questo Salvatore Coppola è impegnato in una riunione, non si sa quando finisce, o spiacente, ma è uscito appena adesso. E allora mi tocca rifare il numero e ci dice a Peppe che c'è lì, che ci vuole parlare. Apriti sesamo, tutte le porte si aprono, basta la parolina magica. E così adesso tutte le segreterie del comune, del tribunale, della provincia, dell'ospedale e uffici vari sanno chi è Licchia. Insomma, un sacco di gente sa chi è Licchia, anche fuori dalle mura di Tramontana della mia città. Mi chiama così Daniela, che sta a Roma, e Nuccio a Firenze. Addirittura ho varcato i confini nazionali, perché così mi presentano i loro amici, mio fratello che sta a Parigi e Roberto che sta a Londra. Gli unici che non sapevano che mi chiamavo Licchia erano mia madre e mio padre.
ma ad un certo punto anche loro fecero la sua conoscenza. Infatti un giorno un mio amico mi cercò al telefono e al pronto chi parla di mio padre gli domandò: c'è Licchia? Chi? Licchia, L-I-C-C-H-I-A. Qui non c'è nessun Licchia, rispose mio padre, deve aver sbagliato numero. Nel momento in cui il mio amico specificò che cercava Salvatore e che quando tornai a casa fui accolto con un caloroso «Ciao Licchia, tutto a posto?» Qualche anno dopo la risposta di mio padre fu diversa, cioè «Non c'è, è un ne, in Tunisia». «In Tunisia? E affari chi? E che ne so, noi sappiamo soltanto che ci ha mandato una cartolina. Cara mamma, caro papà, non vi preoccupate per me, ci vediamo presto, un abbraccio, vostro figlio Salvatore». Quel presto era giusto per non farli preoccupare, dato che avevo previsto che il mio viaggio sarebbe durato più o meno 2 mesi. Infatti, lo avevo preparato da tempo, avevo comprato le cartine stradali per studiare l'itinerario, chiesto e ottenuto il passaporto, fatte tutte le vaccinazioni, ero stato al porto ad aspettare la nave che veniva da Tunisi per cambiare qualche lira. E sulla stessa nave, nel giorno stabilito, mi ero imbarcato con la vecchia Simca 1000, che mio padre mi aveva passato, spese di messa a punto a suo carico, i miei soldi non mi servivano per il viaggio. E sulla Simca 1000 c'era di tutto, l'occorrente per lavarmi, vestirmi, roba da mangiare in scatola, qualche coperta, perché avevo studiato al liceo che anche se di giorno fa molto caldo, la notte in Africa fa freddo, la macchina fotografica, un bidone d'acqua per il radiatore della Simca, eccetera. È vero che evitavo di viaggiare quando faceva troppo caldo, leggete 50 gradi all'ombra, ma il radiatore bolliva lo stesso, allora quando mi fermavo perché avevo fame ci mettevo sopra, che so, una scatoletta di ravioli al ragù e una di carne e in 5 minuti il pranzo era servito. Sì, sì, un altro brano che piaceva molto a Licchia. Un brano di Klobistin nasce, si chiamava Long May You Run, sempre la ex prognosi riservata. To come with all those gloves to do your stormy water, long may you run, long may you run, long may you run, as the changes have come. It's a thousand shining in the sun. Long may you run. When she was in sleep to die, happily to seek still, and his last smiles that you lie. Lies and sweet on the long decline. Long may you run. Long may you run. Long may you run. How till the changes ever come? As the golden shining in the sun. Thank you.
changes have gone. Well, the throne is shining in the sun. Oh, man. Sì, pronto, ecco. Sì, allora invito nel frattempo a raggiungere sul palco Salvatore Mugno, Ezio Noto e Paolo Marciante, così continuiamo questo nostro viaggio nella storia di Salvatore. Accomodatevi. Ecco Paolo, accomodati, so che tu vuoi leggere, vorrei raccontare Salvatore a modo tuo, insomma, ecco, con una poesia, quindi intanto parlo con Salvatore e con Ezio. Ecco, Salvatore Mugno, scrittore, fine intellettuale, mi viene da dire, trapanese, che i tuoi primi libri hai scritti pure tu con Salvatore. Ecco, a proposito di queste parole che ci ha recitato Giovanna, che fanno parte di questo libro Il mio postino, ecco, tu hai fatto una recensione sul tuo giornale, sulla Sicilia. Ecco, che libro è Il mio postino? Okay. È certamente un libro importante per Salvatore, non tanto per gli aspetti letterari che pure ci sono, è un libro scritto bene, insomma, si vede che c'è molto impegno nella struttura, insomma, lui cerca di alleggerire anche la cosa pesantissima che deve raccontare, no? Il libro include ricette, include brani di poesie, insomma, di canzoni, lui ha cercato di ammorbidire questa... Tanto alcune questa canzoni cosa. Erano proprio una di queste, esatto, canzoni citata più volte. Però il dato di fondo, insomma, era questa storia che lui voleva raccontare, chiaramente che lo ha bruciato in questi ultimi anni, che gli bruciava dentro e che, insomma, era visibile nella sua faccia, nel suo corpo e anche in questa sua... E questo suo impegno così indefesso, cioè questo dedicarsi totalmente all'editoria, secondo me è anche legato, è l'altra faccia della medaglia di questa vita, insomma, che a un certo punto aveva preso un percorso un poco difficile, quindi le due cose sono collegate, che qualcuno magari può pensare che siano due aspetti distinti, cioè la nostra vita e le nostre scelte sono le nostre scelte anche pubbliche di lavoro, certo, cioè sono strettamente legate ai nostri fatti privati, quindi non è che siano cose così distanti. E quindi è un bel libro, scritto molto bene, con molto impegno, ma con questa vena forte di dolore, insomma, che lo percorre dall'inizio alla fine, con momenti anche molto belli, molto emozionanti. Insomma, io ho scritto questo pezzo e naturalmente rivedendo lui, pensandolo, chiaramente... Tu hai scritto io a Salvatore non l'ho mai visto piangere, ma l'ho sentito piangere. Sì, ma a volte basta guardare anche delle foto, delle immagini per immaginare cosa c'è dietro un occhio, no? Io per esempio mi è capitato, adesso tante belle foto sono passate alle mie spalle e basta anche una foto, no? Come diceva anche Sciascia, per capire cosa una c'è, foto c'è dentro, c'è cosa tutto. C'è sotto, e lui poi, insomma, questa cosa la portava anche nel suo corpo, nei suoi movimenti, negli ultimi anni questa sua sofferenza, certo. Era, io ti ho scritto una SMS che era, sembrava ingessato in questo dolore, in un certo senso, no? Certo, era una persona che viveva dentro un'ingessatura, certo, che sì, viveva con il massimo della passione, dell'impegno messo in queste cose, nella letteratura, nell'editoria, ma con un profondissimo dolore che Salvatore, che paralizzante per altri versi. Salvatore, che figura di intellettuale consegna la storia di questa città, Salvatore? Ma lui come persona, come intellettuale, oltre che come editore, è chiaramente una figura molto composita. Abbiamo visto che ci sono vari momenti, varie fasi nella sua vita, appunto, quindi attraversa la musica, l'editoria, il viaggio, la promozione culturale. Sì, questo cercare il posto bello dove vivere, la Tunisia, il Marocco, la Francia, quindi cose purtroppo che nei nostri tempi non ci sono più, adesso noi non sappiamo invece dove nasconderci, cerchiamo un posto, un rifugio, una casa, una stanza dove non farci vedere perché fuori ci fa paura quello che deve arrivare. E questo viaggio era ormai un viaggio ci annunciano che... peraltro anche i tifoni, no? Adesso aspettiamo anche dal punto di vista meteorologico, c'è tutto, fa paura, no? Un tempo, 30 anni fa si poteva sognare, dire vado, e lui ha continuato, cambio il mondo. In realtà ha continuato a viaggiare.
il suo è stato un lunghissimo viaggio, perché anche nel mettere in relazione quasi geograficamente queste persone talvolta lontane, c'era questa tendenza di allargare questi confini, di spostare il punto di vista altrove. Sì, e questa cosa l'ha portata naturalmente anche a Trapani, e come giustamente tu dicevi in un pezzo che hai postato nei giorni seguenti alla morte, ha creato questa rete tra persone che altrimenti non avrebbero fatto le cose che hanno fatto. Io sono molto grato a lui. Con lui avevamo avuto dei contatti prima ancora che lui riprendesse, diciamo, poi questa seconda fase da editore, perché aveva tentato inizialmente Una città difficile, poi aveva rinunciato, però poi si è ricordato di me, di alcuni testi che gli avevo dato, mi ha cercato nel 97-96 e poi è uscito nel 98 Mauro è vivo. E è stato uno dei primissimi libri, perché forse ne aveva pubblicato uno o due prima di quello, li ho visti nascere più o meno insieme, proprio poche settimane prima. Salvatore, in apertura ho detto che c'è un progetto che potrebbe essere intestato a Salvatore, quello di un luogo di lettura. In due minuti vorresti. Sì, quello che insomma ci siamo detti, e vedremo se sarà possibile. Sarebbe bello creare? Intanto in un'istituzione locale, come cosa più semplice, più fattibile, più immediata, magari intitolare una stanza di un'istituzione culturale locale, che non sono peraltro purtroppo tante, sappiamo anzi che sono pure in crisi, proprio oggi o ieri mi pare c'era un articolo su Luglio Musicale, insomma sulle difficoltà eccetera. Però sarebbe bello fissare già il suo nome e cognome in un luogo, una cosa concreta, perché noi non siamo politici e quindi non possiamo fare promesse. Questa è una cosa che si può fare subito. Questa è una cosa che si può fare. Poi si potrebbe fare anche iniziative, come si pensava appunto a un circolo dei lettori, che io chiamerei circolo degli editori e degli scrittori. Bravo, in cui valorizzare sia gli scrittori che dall'Ottocento sino ai nostri giorni hanno valorizzato appunto la cultura, tutti gli aspetti della nostra vita sociale, sia gli editori, perché ce ne sono stati anche, come per esempio uno importante, quasi dimenticato, Celebes, Petralia. Costantino Petralia, anche l'Antigruppo è stato editore, caspita, anche Radio, anche Corrao, casa editrice Radio, e fino agli editori insomma di adesso, di Girolamo che è in sala, che insomma, uno dei nostri editori più importanti, poco conosciuto, perché poi purtroppo spesso la realtà locale è distratta. È capitato di sentire persone che fino a poco tempo fa dicevano: ma c'è un editore di Girolamo, non lo sapevo. Cioè, è vero. Ma anche Salvatore Coppola, i primi periodi, se ben ricordi, i suoi libri venivano presentati in tutta Italia, tranne che a Trapani. Da questo punto di vista, ripeto, ha avuto un merito enorme, quello appunto di dare speranza a tante persone un po' sbandate, e di allargare e di creare questa rete, di dare speranza a molti. Grazie Salvatore. Passiamo ad Ezio. La storia dell'incontro con Ezio Noto non è la storia di un incontro fra due persone solo, è la storia anche di un incontro geografico fra Salvatore e Caltabellotta. Perché a un certo punto Salvatore, mentre negli anni 70 diceva manco due anni vado in Marocco, un giorno Salvatore mi telefona: manco due anni, mi trasferisco a Caltabellotta. Dove? A Caltabellotta. Ecco, com'è avvenuto questo incontro fra Caltabellotta e Salvatore Coppola? Che cosa è accaduto? Intanto voglio precisare che Ezio Noto è un musicista straordinario, cantante eccelso, adesso lo vedrete, ed ha un gruppo che si chiama Disio, che ha pubblicato un CD proprio in questi giorni che ha dedicato a Salvatore. Io mi sono permesso di rubare questa frase, il gigante, proprio a Ezio Noto, che ha scritto testualmente a Salvatore Coppola: editore, scrittore, gigante. Quindi grazie intanto di questa dedica straordinaria che tu hai fatto per il tuo CD. Allora Ezio, come nasce questo amore per Salvatore? Intanto mi consentirai di salutare le persone in sala, e ho la voce rotta, però è normale, come diceva Marilena, che capisco benissimo. Salvatore è diventato un fratello, e tu lo sai. E quindi se ci sono amici di Salvatore in sala, devono sapere che sono amici miei, anche se non ci siamo mai visti e non ci siamo mai parlati. Ecco, tra l'altro in sala voglio salutare Nicolò D'Alessandro, che ci ha raggiunto, che è stato uno dei collaboratori più preziosi insieme a Marilena e tanti altri di Salvatore. Ciao Nicolò. Allora Ezio, questo rapporto i social network, Facebook. Nel 2010 un amico comune, Leonardo Nicolosi, che è in sala, lui si era incuriosito alle cose che facevamo, e principalmente ad una, io ho avuto delle varie fasi. Una volta mi sono candidato alle provinciali
e posso utilizzare la foto normale, no? Che si utilizza per, cioè, la famosa santina. La famosa santina. Io ho utilizzato una foto mia della mia prima comunione. Ah. Da bambino, che ogni tanto la posto anche su Facebook. Lui si è incuriosito da questa cosa, no? Perché tutti noi amici Salvatore un po' strani ci siamo, sì, devo dire. Un po', cioè, sì, un po', c'è sì. Un po'. Era un periodo particolare, quindi io volevo dare un'immagine proprio, ritornare quasi bambini per affrontare, certo, la politica con un occhio completamente diverso. E è arrivata a Caltabellotta, ci siamo subito conosciuti ed era un periodo in cui noi con un altro gruppo, si chiama Daniele Traverse Band, stavamo registrando un videoclip, l'opera dei Pupi, a quale lui si è affezionato parecchio e non solo ci ha dato dei consigli, ha partecipato, ha fatto la comparsa, ha fatto anche la comparsa nel video e si vede. E da lì ha scoperto diciamo quasi casualmente Caltabellotta, sì, no? Sì, quasi casualmente, ma attratto alla storia sicuramente, dalla bellezza. E a un certo punto decide pure di venirci ad abitare a Caltabellotta. È venuto, ha acquistato casa a Caltabellotta con Pino Maggiore. E poi sentiremo tra un po'. E ci ha abitato per un lungo periodo, devo dire, sì. Ed è stato una sorta di uragano sul Caltabellotta. Sì, sì, perché che cosa è successo? Da lì abbiamo organizzato una marea di cose, sì, presentazioni, sì, abbiamo presentato incontri, un mare di libri, incontri, tu sei venuto 3-4 volte a Caltabellotta, sì. Ha prodotto il libro di Paolo, ha prodotto un altro libro di un altro compaesano mio, ecco, qual è stata presentava libri di case editrici diverse, tipo il libro da Curzio Soldano e tanti altri, sì. Cioè, ha cominciato a mettere al Dedalo Festival, ha acceso le micce della promozione, sì, della, sì, cultura, sì, e sì. Qual è stata la reazione di Caltabellotta di fronte ad un personaggio così? La gente umile di Caltabellotta ama Salvatore Coppola. Ancora oggi. Ama ancora oggi Salvatore Coppola. E adesso anche le istituzioni e il sindaco si sono sciolti e hanno dimostrato, c'è un articolo che ha scritto il sindaco di Caltabellotta su Salvatore, che ho dimenticato di portare, che ne parla come proprio... Come un cittadino, sì, come un concittadino di Caltabellotta, sicuramente si farà qualcosa in questo senso, spero. Ecco, secondo te che cosa aveva trovato nel paese? Aveva trovato le facce, aveva trovato le persone, aveva trovato e poi anche un amici. Ritmo di vita, lui era innamorato di questo ritmo di vita, sì, così tranquillo, così lento, il fatto di poter salutare tutti, poter, sì, abbracciare, sì, sì, tutti. Lui, poter... lui aveva il suo ufficio in piazza esatto. Umberto I a Caltabellotta, d'estate specialmente, nel pomeriggio, lo trovavi lì con la sua granita, il suo computer, scriveva, parlava, incontrava le persone. Anche se non è giusto ricordarlo, però poi purtroppo l'anno scorso un'aggressione subita a Caltabellotta, sì, sì, lo ha segnato molto. Una triste sera di maggio, abbiamo presentato il libro di Curzio Soldano a Caltabellotta, proprio davanti a casa sua, in un quartiere storico di Caltabellotta, probabilmente, che poi tra l'altro l'incasso non l'aveva preso lui, figuriamoci, immaginiamoci gli incassi di Salvatore, no? Qualche quella zona è, diciamo, è abitata da delinquenti, anche c'è qualche delinquente, devo dire. E di sera lo ha rapinato. E la notte stessa hanno bussato, lui ha aperto alle 2:30, figuriamoci, Salvatore, ti bussano alle 3 di notte e non ha. Ma che ha chiesto chi è? E purtroppo l'hanno picchiato, l'hanno aggredito, lui è scappato, ma non ha pensato a soldi. Lui ha preso al computer. Che c'era la sua casa editrice. La sua casa editrice là dentro. Ha rischiato, si può dire, la vita. Sì, per salvare il computer file, ed è stato malmenato perché non voleva mollare il computer dove c'era tutta la sua casa editrice. Per circa un chilometro, attenzione, con lui in mutande, con il computer sotto l'ascella, lo hanno sgambettato, è caduto, ha perso il computer. Questo era Salvatore. Perché lì dentro c'era la sua vita, c'era la casa editrice, c'erano i manoscritti, c'era tutta la sua corrispondenza. E adesso quest'ultimo lavoro che avete dedicato, come ti dicevo, come tu il minimo che potevamo fare, come e diceva sera... anche Salvatore, mi permetto di chiamarti Salvatore. E questa sera Ezio tu ci racconterai in musica due pezzi. Io sì, volevo farvi ascoltare il pezzo che ha rappresentato l'incontro, diciamo l'opera dei Pupi, e il desiderio e disio che è dedicato a lui. Bene, allora mentre tu ti prepari, Paolo intanto ci racconta Paolo Marciante, che anche lui di Caltabellotta, ma è un, sì, insegnante che lavora a Trapani e che ha incontrato Salvatore perché appunto ha prodotto un suo libro. Sì, ecco, Paolo ci teneva libro, a sì, raccontare... Che si intitola Strocchio le strummole e caga la zummole. E il sottotitolo lo aveva scelto Salvatore, ricordi in versi e parole. Anche sulla copertina, diciamo, c'è stato un intervento di Salvatore perché avevamo sempre qualche problema, diciamo,
in merito a delle scelte, però devo dire che è stata una persona molto schietta, sincera, semplice, e mi ha lasciato tanto, insomma, è inutile qui stare a allora, raccontare. Devo dire innanzitutto che per me Salvatore è stato un grande trasmettitore di emozioni e effettivamente il titolo che tu hai scelto mi sembra veramente appropriato, anche perché è riuscito a sfondare, per così dire, anche nelle mie pagine. Infatti, quando tu hai parlato del gigante, mi hai fatto, insomma, ricordare di questa cosa che avevo scritto e che si trova nel libro. Non avere paura, mia cara vecchia strada. Quello che passa è il piede buono di Salvatore, il gigante di Caltabellotta. Anche se proviene dalla terra del caos, si sente un caltabellottese puro sangue. Quando vide per la prima volta questo paesino aereo piantato sui monti Sicani, se ne innamorò e lo prese tra le sue braccia. Rimase un po' di tempo mimetizzato nella rocca, senza dire parola. Da qualche anno è venuto fuori allo scoperto, aprendosi un varco a Lupertusu. Anche lui è un esploratore di memorie. Ama conversare con la gente meccanica e parla di democrazia, libertà e diritti civili. È un gigante davvero singolare. Si piega e si fa piccolo e porta gli umani al suo stesso livello. Sono loro i veri titani. Che bella mutazione mitologica. Desolata la terra che non ha giganti. Grazie, bellissima, grazie. Ringrazio Salvatore Mugno e ringrazio Paolo Marciante. Adesso do la parola alla voce e alla musica di Ezio Noto. E mi aiuta Nicola Margiotta dei Colabende di Mazara del Vallo e Nicola Pollina. Salve. A, due, tre, uno. Senza parole e canni lassa ogni giorno chiusure, sarà lo bisogno d'avere un padrone e canni proteggi di l'acqua e lo sole, sarà la stanchezza di le femmini soli. E quanto tempo senza parlare e ne vennemo vicenda di nari. L'usurori, la forza e l'usuri, la speranza e l'amore che mori, e sarà la stanchezza di l'omini suri. Tutti all'opera di li pupi e tutti pupi e tutta l'opera. Pupi, 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 pupi senza occhi. E pupi, 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 pupi senza bocca. E tutti all'opera. E dire pupi. E tutti pupi. E tutta l'opera. E pupi, 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 pupi. Pupi, 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 senza bocca.
voglio pensare a domani, a tagliare sti fili, a liberare le mani, a tagliare con l'occhio, a tagliare lontano, e tu ne vito ci persi luciato, e sarà la stanchezza e sto tempo sudato, tutti all'opera di ripuri, tutti pupi e tutti all'opera. Pupi, 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 pupi senza occhi. E pupi, 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 pupi senza bocca. E tutti all'opera. E chi le pupi. E tutte pupi. E tutte all'opera. E pupi, 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 pupi senza. Grazie. Bene, grazie, poi ci risentiremo per un altro pezzo. Allora io prego Nini Ferrara, Ludovico Caldarera e qualora ci fosse Daniela Gambino di raggiungerci, ma credo che Daniela però non... Ah, c'è Daniela, non ti avevo visto. Pensate che Nini Ferrara è venuto apposta dalla capitale, da Roma, per essere qui presente questa sera. Insomma, c'è gente che viene veramente da tutte le parti d'Italia, non solo dalla Sicilia, perché non ha voluto mancare questo appuntamento con noi. Ciao. Allora, Daniela e Ludovico Caldarera. Ciao Daniela. Dove Ludovico? Sì. Ludovico non lo vedo, forse sta, ecco, sta arrivando, perfetto, ecco. Nel frattempo vi presento i miei ospiti, Ludovico Caldarera, che è il direttore artistico del Teatro del Beffe di Palermo, Nini Ferrara, che è un attore di teatro, e Daniela Gambino, che è una scrittrice, insomma, ha scritto un sacco di cose anche per Salvatore. E comincerei proprio con Daniela. Sì, Daniela, uno degli ultimi libri che ha scritto Salvatore, che ha pubblicato Salvatore, è stato 20 anni. Ecco, com'è nata questa idea? Che cos'è questo libro? Com'è nata questa? L'idea, diciamo, che nasce da me, che ogni volta lo dice pure Ettore, dice questa idea. Perché è un libro che avete scritto insieme a Ettore Zanca, ma poi Ettore ci racconterai Zanca, in realtà. È bellissima questa storia. E praticamente si nasce, non è che sia un'idea geniale, che ogni volta io lo dico perché Ettore mi dice questa cosa. E la bellezza, secondo me la bellezza è che io penso, passano 20 anni dalle strage, dal 92, diciamo, dalla morte di Falcone e Borsellino, e io, siccome avevo una serie di ricordi molto, molto dolorosi, anche il fatto che comunque nessuno si era occupato di questo dolore, noi c'era stato un atteggiamento, secondo me, c'è un atteggiamento tuttora sotterraneo, come se noi ci fossimo meritati in qualche modo, è una parola forte, però quelle stragi. E io propongo, mi rendo conto che è un'idea forte, perché volevo intervistare un sacco di gente, faccio tipo una lista di nomi mostruosa, e penso che l'unica persona che mi può aiutare a fare una cosa del genere è Salvatore che non ha un secondo. Io gli presento l'idea, tutto l'impianto, tutte le persone che volevo mettere in mezzo, perché c'è un sacco di gente c'è Corrado Fortuna, che è l'attore. Ma c'è Enrico Ruggeri, per esempio. C'è Enrico Ruggeri, c'è gente incredibile dentro questo libro, chiaramente da Maria Falcone e dalla. E Salvatore dice subito che è parte questa macchina di questo libro, che è stato un grande. Questa macchina che mi travolge, successo. Perché io vengo completamente travolta, intanto, perché era talmente tanto il lavoro da fare che io non ce la faccio, e mi aiuta, comincia a mandare una serie di mail a Ettore Zanca. Questo ragazzo con questa scrittura così,
come posso dire, anche simile alla mia, poi questa, c'era questa cosa, che a un certo punto viene messo dentro il libro quasi a sua insaputa, però non a insaputa come siamo abituati, no? Dice quando fanno le cose, no, tipo a mia insaputa. No, abbiamo degli esempi anche politici. E viene messo dentro questa macchina e mi dà una mano proprio effettiva, incredibile, e quindi si trova coautore. Lui ogni volta questa cosa la diceva, Ettore, ed era bellissimo per me. Io già, come posso dire, io ero quasi, avviene una cosa strana che magari non mi fa, cioè, che credo che capiti a tutti, quando tu conosci una persona straordinaria, cioè non te ne accorgi a un certo punto, c'è cioè, il momento in cui c'è questa specie di calo, no, dello stupore, cioè per me era normale, cioè, io tuttora, credo che sarà tutta la vita per me, adesso non mi fate veramente, però tutta la vita penserò, ogni volta che mi viene un'idea io penso sempre a Salvatore, cioè a Licchia, appunto, perché lo chiamavo Licchia, io lo penso, cioè, penso sempre a lui come, come punto di riferimento, pensavo c'è Licchia, cioè che è una cosa, che è la cosa più terribile per me da una pensare. Specie di via di fuga, una sorta di... era bellissimo, cioè è bellissimo che ci sia stato, perché secondo me la cosa fondamentale, cioè c'è un sacco di gente, voglio dire, ma che vita infelice se non hai conosciuto Licchia. Bravo. Ma dai. Daniela, un'altra delle iniziative che avete messo su con Don Salvatore è stata quella di Accolla di un libro. Ah, questa bisogna raccontarla, perché Accolla è un'idea folle, però. Folle, bellissima. Ma poi abbiamo avuto, mi ricordo, recensioni su tipo d'estate. Sì. Raccontala in breve. Tipo Vogue ci ha fatto un pezzetto. Raccontala in breve, che cos'è Accolla di un libro? Praticamente lui mi chiama e dice, sai, io ho fatto questa idea, già ci eravamo conosciuti a questa famosa cena romana. Io voglio fare questo libro, un libro che ti devi accollare. E allora tu pensi, io mi accollo un libro, mi accollo tutto il progetto, tutta la cosa. No, te lo devi proprio mettere al collo. E io mi ricordo che lui aveva pure l'idea di farlo al collo, però con una copertina, no? Che si non mi lasciare solo. Comunque praticamente lui fece un libro che era una collana, cioè tu te lo mettevi, era piccolino, poi era comodissimo, no? Perché tipo ci andavi in giro, lo alzavi, era fatto con, come si chiama quel tipo di rilegatura che aveva, era a spirale. Ah, sì, a spirale. Era rilegato a spirale, quindi insomma. E poi c'era questo laccetto di cuoio, che tanto, questi laccetti di cuoio, erano quei laccetti che lui aveva fatto, c'erano quelli che gli erano rimasti della sua produzione parigina. Perché ah, lui, sì, perché lui in Francia, sì, perché lui in Francia faceva questi lavori col cuoio, portafogli, cinte, questo erano dei residui di magazzino. Sì, cioè sì, lui aveva utilizzato così. Ha avuto un sacco di vite praticamente. Daniele, l'ultima domanda, dal punto di vista letterario, che personaggio è Salvatore? Tu quando facevi una rubrica su Repubblica, sui personaggi, ogni tanto mi dicevi, devo metterci pure Salvatore, ti ricordi? Mi dicevi, se non lo devo intervistare. Che personaggio letterario? Perché è un personaggio letterario Salvatore? Non... Sì, beh, è un personaggio. Poi questa cosa adesso che ha raccontato, Ezio Noto, che mi ha, cioè proprio un martire della letteratura, io glielo dicevo scherzando, tu sei un martire della letteratura, però proprio vero, cioè l'idea di lui che corre in mutande, inseguito, portandosi il computer, esatto, a tutti i costi. Ma io dico, cioè voglio dire, grandi risate poi, cioè è un personaggio comunque così, con questo senso dell'umorismo, poi questo, e anche, mi ricordo che lui una volta fece una citazione che io veramente rimasi allibita, no, perché lui... tipo io dissi, ma vedi quest'uomo che in cui mi trovavo, io mi trovo totalmente con Salvatore, cioè mi troverò, e questo prendersi anche questa grande cultura, perché era un uomo che leggeva molto, faceva, però sempre posta così, con questa grazia, con questa semplicità, con questa ironia, con questo non prendersi sul serio, continuo, che è meraviglioso. Sì. Ah sì, spostiamo. Sì, ha ragione. Bene, allora io passerei la parola intanto a Nini, sì. E poi Ludovico, poi Ezio farà un pezzo e poi seguirà un brano che ci regalerà Ludovico Caldarera. Ecco, Nini Ferrara, attore, sei siciliano ma ormai vivi da anni, la tua formazione professionale è avvenuta a Roma. Ecco, innanzitutto come è avvenuto l'incontro con Salvatore? L'incontro con Salvatore risale a circa 3-4 anni fa. Io avevo scritto un libro di racconti, però i racconti
non vanno. Tra l'altro la mia è una scrittura anche, non è una scrittura molto commerciale, è una scrittura particolare, diciamo. Esatto. Per cui era un po' complicato riuscire a trovare un editore. E a quel punto pubblicai dei piccoli brani di grani di questi racconti. Di cui adesso ne parliamo, sì. Su Facebook, in una pagina che si chiamava Quello che gli editori non pubblicano. Mi scrisse Salvatore in privato, che era uno di quelli che leggeva, e mi scrisse: si vede che non hai ancora incontrato Coppola Editore. Così è nato il rapporto con Salvatore, in questo modo. Salvatore, che devo dire, il primo incontro con Salvatore, lui ha voluto il manoscritto, lo ha letto, dopo un mese mi chiama e mi dice: ok, lo pubblichiamo. Va bene, cominciamo a leggere, fare qualche piccola correzione, eccetera, eccetera. A un certo punto, una fisima mia, che a Salvatore non andava, cioè io avevo scritto questo libro con tutte le lettere minuscole, che è una cosa che viene dal teatro, eccetera, eccetera, ed era un omaggio a Bukowski. Niccolò D'Alessandro, che vedo in fondo, è una persona che in qualche modo sa anche questa vicenda. Salvatore mi manda le prime bozze e mi manda le bozze con le lettere maiuscole. E per me è stato come, dico: no, Salvatore, stai mettendo una parrucca rossa a mio figlio, non lo riconosco più. È un punto essenziale su cui questo incontro con Salvatore si arena. Ci rincontriamo a un certo punto, io faccio altre cose, vedo sempre l'attività di Salvatore su Facebook, eccetera, eccetera, e dico: no, io voglio pubblicarlo e voglio pubblicarlo con Salvatore. Lo chiamo e gli dico: va bene, vuoi togliere le maiuscole? Togliamo le maiuscole e cominciamo a lavorare. Abbiamo fatto un mese di lavoro assurdo, lavoravamo dalle 6 del mattino, lo dicevo adesso a Cinzia, dalle 6 del mattino fino alle 2, alle 3 di notte. Abbiamo fatto sette passaggi del libro. Alla fine, e io devo dire, Salvatore aveva ragione. Un libro che ha dato a entrambi bellissime soddisfazioni, e Salvatore aveva ragione. Questa era una cosa che va detta. Aveva un carattere Salvatore, non era una persona facile. No, assolutamente. Era una persona, aveva una grossa personalità. Aveva un carattere, sì, giusto. Questo. Io mi ricordo che una volta, racconto soltanto questa cosa brevissimamente, ci trovammo a discutere in merito ai ringraziamenti, perché lui voleva metterli nel libro in un punto che non mi convinceva, cioè non amava questi ringraziamenti. Alla fine questa cosa... Durante un'ennesima discussione finì con una frase di Salvatore: o così o pomi, anzi così a sarsa finio. A quel punto dico: vabbè, così no, togliamoli. Abbiamo tolto i ringraziamenti a distanza, dopo la pubblicazione del libro. Io devo dire che tutte le cose su cui Salvatore ha puntato i piedi erano tutte giuste. E sono cose che io gli ho riconosciuto ringraziandolo anche. Così come, e passo la palla a Ludovico. Io ho conosciuto Ludovico proprio con Salvatore, al Teatrino delle Beffe, dove abbiamo fatto la presentazione palermitana di Grani. Ludovico aveva un manoscritto con queste fiabe di bambini che diede a me, diede a Salvatore e diede anche a un altro amico, Antonio, che era con noi. Poi ci sentimmo per altre cose e Ludovico mi disse: ma secondo te, Salvatore, ma tu le lette ti piacciono, vuoi dirgli qualcosa? E io dissi: guarda, a Salvatore non devi dire nulla,
perché ha una sensibilità tale che se riconosce che questo manoscritto ha un valore, lo pubblica. Morale della favola, dopo nemmeno 7-10 giorni, Ludovico mi ha chiamato dicendo le favole vanno in stampa. Voglio aggiungere soltanto una cosa perché ci tengo. Noi altri spesso e volentieri abbiamo la nostra biblioteca piena di testi pubblicati da Einaudi, Mondadori, chi più ne voglia più ne metta. I libri di Salvatore sono dei libri che raccontano la nostra terra, sono dei libri che raccontano uomini, sono libri densi, sono libri che pulsano della nostra cultura. Questo è stato un motivo per cui io ho voluto pubblicare con Salvatore, a parte la stima personale. Vorrei lanciare un invito perché persone come Salvatore, siamo noi altri a riconoscerle acquistando un libro. Questo. Spesso e volentieri la cultura muore perché c'è indifferenza. Salvatore ha fatto un lavoro straordinario, lascia un'eredità straordinaria che speriamo in qualche modo tutti quanti di riuscire a salvaguardare e portare avanti, ma questa eredità appartiene a tutti quanti noi. Mi auguro che il prossimo Salvatore Coppola lo si possa trovare in libreria anche a Milano. Grazie. Ludovico, questo libro che poi tu c'hai in tasca, mostralo insomma, questo libro. No, io ce l'ho in tasca, però scusa Nini, cioè il discorso che dovevo fare io me l'ho preso tu. Ludovico, che editore è stato per te Salvatore? Eh? Che editore è stato Salvatore? No, io ho avuto la sfortuna di conoscerlo per poco tempo, perché l'ho conosciuto quest'anno mediante Niccolò D'Alessandro, che diciamo è stato lui che me l'ha presentato, e poi con Nini, ed è stato subito un rapporto molto, molto bello con lui, Burbero. Cioè una persona, quando lui ha visto queste favole di qua, che io poi avevo pure paura, no? Perché lui ha letto queste favole di questi bambini, no? Che adesso se volete ve ne leggerò un paio, e dico vabbè, sai che penserà. Allora una volta mi scrive, mi chiama e dice va bene. Dico come va bene? Pubblichiamo. Cioè senza soddisfazione, cioè no, sono pubblichiamo, va bene. E ho chiamato subito lui ed ero felicissimo perché lui è una cosa del genere, e Niccolò e pure Ninni non l'aveva mai fatto, non aveva mai pubblicato delle cose, cioè per bambini. Purtroppo avevamo altri progetti. Lui avrebbe dovuto fare una rappresentazione teatrale del tuo territorio. No, a parte quello, ma volevamo fare un altro volumetto su queste favole, i bambini. Ludovico, tu ci volevi raccontare una di queste favole? Sì, io chiamo, guarda, Marcello Materia e Monica Andolina, che sono con me, che mi accompagnano, perché una delle ultime immagini che ho di Salvatore, bellissima, è che quando ero a Trappeto quest'anno, ero a fare un concerto con, io collaboravo con i Da Svidania, e qua c'è Marcello, eravamo in una specie di terrazzo, no? Io, Marcello e lui, è arrivato là, gli ho detto, dico, te lo vedi il concerto? Dice, sì, minchia, sparito, cioè non l'ho visto più. Poi l'indomani lo chiamo e gli ho detto, ma dove sei finito? Ma Salvato, io non lo chiamavo Licchia, lo chiamavo Salvato. Dico, dove? No, dovevo
Dico, vabbè, sì. E questa è l'immagine bella che mi rimane di Salvatore. Salvatore. Allora, Ludovico, sentiamo questo, sì, questo pezzo. Allora, lui ha avuto, Salvatore, il coraggio di pubblicare queste favole, che sono favole di bambini che noi abbiamo raccolto durante i laboratori, e le abbiamo raccolte così, e le abbiamo, e lui è stato, come dire, convinto, insomma, di lasciarle così come i bambini le hanno scritte. Se lui ha avuto questo coraggio di pubblicarle, io ho il coraggio di leggerle per voi. Il cigno e l'aquila. C'era una volta un cigno che si incontrava sempre alla riva di un lago con la sua migliore amica, un'aquila. Un giorno, di prima mattina, il cigno non vide più l'aquila e si preoccupò. Allora si mise a cercarla nei boschi, negli alberi, nelle montagne, ma niente, non riusciva a trovarla, quindi pensò che si poteva trovare tra le nuvole, in cielo, ma non sapeva volare. Il cigno non si scoraggiò e decise, per amore della sua amica, di imparare a volare, e si impegnò tanto che dopo parecchie ore si sentiva in grado di volare. Si era messo già in posa per volare quando arrivò l'aquila, che gli disse: vedi, tu dici che non sai impegnarti seriamente, ma non è vero, perché per amore della tua amica e con queste ore di preparamento sei riuscito a volare. Così il cigno e l'aquila trascorsero tutto il loro tempo a volare. Un'altra, due uccellini in pericolo. C'erano una volta due uccellini, uno si chiamava Tic e l'altro Tac, e si incontravano sempre in un albero di pere. Un giorno Tic non arrivò e Tac stava in pensiero e decise di andarlo a cercare. Mentre Tac cercava, udì una voce: aiuto, aiuto, aiuto. E dirigendosi verso quella voce trovò le impronte di un gatto e le piume di Tic. Allora Tac, spaventatissimo, andò a cercare aiuto e strada facendo incontrò il gatto, che si mangiò anche lui. L'aiuto che aveva cercato Tac era inutile, perché loro due non avevano amici. Così Tic e Tac restarono per sempre dentro la pancia del gatto. Finisco con questo, abbiamo provato. No, no, ci mancherebbe, dai, vai. Siccome lui mi dice, finisci, no, No, siccome mi piacciono, a me fanno, perché poi pure a lui è divertita questa cosa. Ci piacciono a tutti, Ludovico, quindi vai, vai. No, è una, sono tutte brevi, e finisco, e ce ne andiamo, Questa è la... Ci sono bambini? È per i bambini questo. L'hanno scritta i bambini, eh? Questo non l'avevo detto, sono storie scritte ai bambini dai 6 agli 8-9 anni, insomma. Quindi non sono scritte da me. Questo è. No, sarei veramente fortunato se potessi scrivere queste storie. La storia di Giovanni e Luisa. C'era una volta un signore di nome Giovanni, del tutto strano, che aveva un cane di nome Fido, con cui si confidava.
Quando usciva con Fido parlava con lui dei suoi problemi personali e le persone lo prendevano per un pazzo. Un giorno anche una ragazza, di nome Luisa, lo sentì parlare con il suo cane, ma non si meravigliò, perché anche lei parlava col suo cane e credeva di essere l'unica ad avere questo problema. Allora si avvicinò da Giovanni e fecero amicizia. E con questa scusa si frequentarono. E in meno di 2 mesi si accorsero che erano fatti l'uno per l'altra. Dopo qualche tempo si sposarono. I loro cagnolini, dopo qualche mese dal matrimonio dei loro padroni, si accoppiarono e fecero una cucciolata molto numerosa. Così furono una famiglia felice e contenta. Grazie. Grazie. Sì. David, sì, allora passo... Marcello è... Grazie, molto... bravissimi, bellissimi, molto intensi davvero, grazie. Allora, la parola a Ninì che ci... Sì, già, è, sì, si potete accomodarvi, grazie. È un pezzettino... No, è un pezzettino piccolissimo. No, resta e poi così... Attenzione. Chiedo scusa, è tratto da Mon Ami, che è uno dei racconti di Grani. Dico brevemente, è il punto in cui quest'uomo che torna dopo molti anni in questa casa che gli era stata affittata da un'anziana signora, viene a sapere che questa signora è morta. E guardando questa casa dice queste parole: e mi smarrisco in questa stanza, stento a riconoscerla, cerco di scorgere un segno, una macchia, un graffio. Qualsiasi cosa mi inventi ancora quella vita. Quella morte non è una parola, né un punto. Ma poi rido, pensando a quanto si sarebbe divertita la mia signora bella se avessi intonato una danza di gran cassa per annunciare il suo ultimo viaggio, e forse il suo sorriso è dire: «Biticchio, che fai? Non vedi che stai morendo?» Me l'avrebbe detto meglio. Cos'è quel chiudere gli occhi? Non per noi, che restiamo ciechi. Per loro, che si rubano un pezzo del nostro sguardo, in fondo alla retina, una cellula, una sola, che li cerchiamo nelle cose, un orologio, un foglio di carta scritto, una macchia sul muro, ciechi. Non ci accorgiamo di una cellula in fondo agli occhi, lo scampolo, che è il lascito di morte e vita a esordio. E lo svelarsi dei colori che non vedevamo ancora. Forse per questo si piange. È il parto di una cellula, che è il dolore primo quello di madre, che inizia vita. E così, signora bella, qual è il colore che devo imparare? Bravissimo. Allora, grazie a Ludovico Caldarera, a Nini Ferrara e a Daniela Gambino. Un altro, l'ultimo brano dei Desio di Ezio Noto e della sua band. Grazie ancora, vi accompagniamoli con un applauso, grazie.
occhi di piccelletto, tali o lo mondo, cuori chi puliti, ascuto lo so sono, vitti armali, capariano uomini e vitti uomini, come l'armali, disi buci duci, come meli e parola mari, come feli, amici venno, amici vanno, cu porta meli, cu porta mali, cu mi fa crescere e cu mi fa morire, cu porta navascetta, cu fumo di vitusetta, sempre il disio, lu silenzio chi c'è? C'è una parola è nata, sempre il disio, lo silenzio chi c'è? C'è una parola è nata, occhi che parlano solo italiano e sapere ascoltare lo vento. Dici un filo d'erba per toccare di cuore, un suono duci duci chi t'arriva dintra l'arma, un canto nuovo e puro ma ripara di lo freddo, pace allo cuore, sciato di l'arma, sempre dici lo silenzio chi c'è? C'è una parola è nata, sempre il disio, lo silenzio chi c'è? C'è una parola è nata. Sì, allora chiedo di raggiungermi Gianna Guaiana e Pino Maggiore. Buonasera. Gianna è una delle voci più belle della musica popolare siciliana, stasera veramente sono tutte straordinarie. Gianna fa parte di questa collana preziosa che si sta esibendo questa sera per Salvatore e per noi tutti. Ecco, Gianna, tu hai partecipato con la tua voce a diverse presentazioni di libri e rappresentazioni diciamo di Salvatore dal punto di vista anche della promozione culturale. Ecco, qual è il ricordo che hai di lui, che cosa ci racconti? Ecco. Ma è difficile sintetizzare, ho cercato mentre ero lì ascoltando gli altri di appunto focalizzare qualche immagine, qualche parola da dire per essere sintetica, per dire le cose più importanti. Un pizzino, diciamo, ecco. È un pizzino, sì, perché capisco anche che i tempi si stringono sempre. Guardate, posso dire questo, che sono nata a Trapani, però non ci ho mai vissuto perché i casi della vita e della mia famiglia mi hanno portato a crescere a Palermo. Quindi posso dire che Salvatore Galeotto fu
Rocco Pollina, trapanese che vive a Milano, artista anche lui. Quindi Galeotto fu Rocco Pollina, tramite Salvatore anche mi sono riavvicinata a Trapani, la mia Trapani. Quindi Salvatore per me è stato colui che mi ha introdotto proprio culturalmente alla città, che mi ha fatto conoscere gente meravigliosa. E posso anche dire che mi ha preso subito sotto la sua ala. Per me lui è stato un angelo. Fra l'altro il fatto che avesse questo accento trapanese mi ricordava molto mio padre, il naso adunco mi ricordava molto mio padre. Mio padre è morto il 30 ottobre di 5 anni fa, e quindi questa data non la dimenticherò mai. Questo penso che sia tutto ciò che ho di più importante da dire. Poi sì, tramite Salvatore ho collaborato con tanti scrittori, questa è la cosa bella, cioè Salvatore era un editore di libri, però era sensibilissimo a tutti i tipi di talenti e di arti. Quindi io non l'ho conosciuto 5-6 anni fa, non è che lo conosco anche come Salvatore. Penso che lui di me abbia colto qualcosa di profondo. Io non sapevo che gli piacevano gli incensi, a me piacciono molto. Se l'avessi saputo prima gliene avrei regalati tanti. Abbia colto di me la mia parte eterea, che forse è un po' meno evidente in tanti altri invece... Gianna, lui cercava di mettere insieme spesso la musica e le parole. Sì. Mi ricordo quando siamo stati alla Casa delle Donne a Roma a presentare con Nicolò, sì, le siciliane, il suo libro, è stata un'esperienza anche questa straordinaria. Sì. Quindi la musicalità e la sonorità delle parole che veniva fusa in un'unica performance. Credo, sì, che questo avesse anche un significato abbastanza interessante dal punto di vista proprio della promozione delle cose che lui faceva, no? Sì, ma infatti... diceva Verlaine, mi sembra, musique avant tout, la musica prima di tutto, e la musica è nelle parole di chi scrive. Sicuramente chi scrive anche prosa non può tener conto della musicalità delle parole, quindi sì. Bene, grazie. Gianna, adesso ci fare sentire una cosa, io passo il microfono a Pino. Capisco che è complicato parlare di Salvatore, forse ti sto facendo del male, però è giusto, la tua testimonianza è importante. Pino Maggiore è il proprietario del ristorante La Cantina Siciliana, e Salvatore abitava di fronte Pino. Eravamo vicini di strada. Ecco, diciamo che non eravate solo vicini di casa o di strada, ma proprio eravate vicini anche, secondo me, dal punto di vista proprio affettivo, cioè è nata una grande amicizia. Ecco, come è cresciuta questa amicizia? A un certo punto il tuo locale era diventato per lui una sorta di seconda casa, un secondo ufficio, dava appuntamenti lì, insomma... Salvatore era una persona... una foglia, perché poi era silenzioso. Io lo incontravo o quando chiudeva il ristorante alle 11 e mi raccontava dei suoi viaggi, che andava a Palermo, a Catania, a Caltanissetta, a Caltabellotta. Bella esperienza anche per me, i suoi 60 anni a Caltabellotta, grande emozione. Spesso mi portava le sue novità, perché mi regalava i suoi libri, regalava i libri. Io qualche volta gli chiedevo, qualcuno l'ha detto, uno dei quelli che cantavano, un quartiere popolare, c'erano ragazzi che avevano bisogno dei libri, sapendo che, e dicevo, Salvatore, sai, mi serve un libro di matematica, di seconda media, e Salvatore dopo qualche giorno mi portava un libro di seconda media. Regalava libri a tutti, Salvatore. Anche a qualche tuo cliente? Il cliente era, io l'altro giorno ero a Milano, una mia amica, dicevo questa cosa triste, e mi ha fatto vedere 4 libri di Salvatore. Salvatore non è come ha detto Gullo, l'hanno informato male a Gullo, perché Salvatore non è morto da, come ha detto lui, in macchina. Salvatore è morto da editore, è morto da imprenditore, perché io ho trovato a casa sua... Pino, aggiungerei pure, anche se sembra retorica, è morto da uomo libero soprattutto. È morto da uomo libero, perché lui a casa mia non c'è stato da barbone perché aveva bisogno. Lui ha scoperto la mia casa perché ho ospitato una sua cognata francese, e lui gli piaceva la mia casa. Di Buseto? Di Buseto, sì, dove lui già sognava. Di trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Io da anni gli dicevo, Salvatore, fermati, amati, perché lui non si amava.
lui amava gli altri, regalava tutto agli altri senza dare niente, non accettava. Io per dirgli: Salvatore, fermati, ci mangiamo una cosa assieme, proprio per cortesia, per... E lui aveva sempre, correva, sempre, sì, da fare. Qualche volta, un'altra volta abbiamo mangiato assieme il lunedì, poi il mercoledì io l'avevo chiamato per dirgli: Salvatore, io avevo una cena a Menfi di beneficenza per una cooperativa sociale, lo chiamo per 30 libri di Claretta Salvo sul couscous, perché c'era una sfida sul couscous, e Salvatore non mi risponde quel mercoledì. Il venerdì mi chiamano i vicini di casa e mi dicono: sai Pino, scusami, c'è Salvatore che da 3-4 giorni non si vede. Ah, va bene, chiudo, provo a chiamare Salvatore, Salvatore non mi risponde al telefono. Io capisco subito che è successo quello che è successo, nonno. Salvatore era Salvatore, avete raccontato tutti, Salvatore era speciale, ero gigante perché lui era Salvatore. Lui pensava di invecchiarci in questa sua casa di Buseto, me lo diceva spesso. Dico, ma lui già aveva trovato... Perché tu questa casa, diciamo la verità, gliel'avevi regalata in un certo senso. No, dovevo fare un contratto a vita perché io volevo che lui vivesse questi anni sereni, infatti pensava al suo orticello. Sì, esatto. Mi ha detto che aveva trovato anche un suo... distributore che portava i libri in giro, così lui non andava più in giro, che lui faceva 400 km al giorno, sì, però gli piaceva, perché poi lui era un solitario, non era uno che faceva rumore, era uno silenzioso, era una piuma Salvatore. Io ci incontravamo spesso quando io chiudevo il ristorante alle 11, alle 11 e mezza, e lui arrivava e mi raccontava le sue cose, le sue emozioni, i suoi viaggi. E non si lamentava mai, non sparlava mai a nessuno, non l'aveva con la vita, lui amava la vita, pur avendo avuto poco amore lui nella vita, perché gliel'hanno tolto l'amore a Salvatore, però lui amava la vita, amava tutto quello che lui faceva. È morto da uomo libero, da gigante secondo me. E io quella casa gliel'ho data non perché lui aveva bisogno, è che lui meritava di riposare, perché lavorava troppo, troppo. Bravo, bravo. Grazie Pino, non ti faccio nessuna altra domanda perché so che già la tua presenza qui è importante. Giovanna, un ultimo pezzo del mio postino. Nel frattempo Gianna, se vuole, si può preparare per un pezzo alla chitarra. Adesso sì, ok. Sì, la scaletta diciamo è stata un po' cambiata, quindi questo pezzo sembra diciamo un po' non entrarci niente in quello che stiamo raccontando. Comunque quello che mi è piaciuto di questo libro, che ho letto veramente a fatica perché si legge la vita di Salvatore, mi ha comunque fatto impazzire questa cosa che lui raccontava, questa sua esperienza del carcere, veramente con una naturalezza, anche con ironia, con molta ironia. E diciamo che è lui che con la sua ironia racconta la sua storia, diciamo, e la alleggerisce di molto. E allora, io e il mio editore siamo una persona sola. Per questo, d'ora in poi, per evitare di dire ogni volta il mio editore fa questo e io quest'altro, mentre io leggo il gabbiano Jonathan Livingston, il mio editore legge il profeta, parlerò in prima persona. E mi tocca cominciare subito perché il poliziotto ha portato la cena. Consiste in una busta di carta con dentro un panino con prosciutto e un altro con formaggio e un bicchiere di plastica con acqua minerale. Non è che abbia molta fame, ma almeno mi servirà per far passare il tempo. Una mezz'oretta dopo questa abbuffata viene il poliziotto che mi invita a seguirlo per andare a prendere le coperte.
Io non so neanche che ora è, ma visto che hanno abbassato la luce nella mia stanza e non avendo altro da fare, mi sistemo il letto e buonanotte. La mattina vengo svegliato con il solito caffè e accompagnato a posare le coperte in bagno per lavarmi. E così un'altra giornata passa tra abbuffate varie, una mezz'oretta in un cortile all'aperto per prendere un po' d'aria e per poter fumare una sigaretta e dormire, dormire, dormire. Il giorno dopo mi rendo che la pacchia è finita. Infatti il poliziotto mi viene a prendere e mi fa accomodare nel sedile posteriore di una macchina, visto che i posti davanti sono occupati da due suoi colleghi. Da quello che capisco si è liberata una camera in una pensioncina a 3 stelle con la quale hanno una convenzione. Non è molto lontano, una 30 chilometri. Il viaggio è abbastanza confortevole e una volta arrivati cerco di aprire lo sportello per scendere. Non si apre. Ma guarda un po', mi dico, ci conosciamo da poco e già si sono affezionati a me. Si sono preoccupati che se distrattamente durante il viaggio avessi aperto lo sportello della macchina sarei scivolato fuori, con il rischio di farmi male o addirittura di perdermi in posti che non conosco. Sono talmente gentili che accompagnandomi alla reception i miei bagagli li portano loro. Qui, dopo avermi fatto una foto tipo tessera, una signora mi fa una serie di domande. No, non è perché la curiosità è donna, ma per il mio bene, perché mi trovi a mio agio nella sua pensione. Infatti vuole sapere se sono cattolico, musulmano o buddista, se preferisco il contorno di riso o di patate, o magari un'insalatina mista, e se sono un meccanico o un falegname o... Alla fine dell'amabile colloquio ricevo in omaggio dalla casa un pacchetto di tabacco e uno di cartine e finalmente la possibilità di farmi una doccia. Ci voleva proprio adesso, però ho bisogno di distendermi un po'. È stata una mattinata abbastanza faticosa, non tanto fisicamente, quanto per fare capire alla signora che sono cattolico, che riso o patate o insalatina mista, per me fa lo stesso, e che sono un editore. Vengo accontentato subito, giusto il tempo che un inserviente mi dia in consegna alla mia camera, mi spieghi il funzionamento del citofono e del termosifone e controllo che tutto sia in regola. Tutto a posto gli dico e rendendomi conto che non sono l'unico ospite aggiungo che se vuole può andare. E in effetti se ne va, ma chiaramente deve aver dimenticato di lasciarmi la chiave. Per non disturbarmi, visto che io sono già disteso sul letto, chiude la porta della mia camera dal di fuori. Credo che non mi mancherà il tempo di controllare cosa potrò vedere alla televisione, che è posta su un ripiano sopra il tavolo e il panorama che posso ammirare dalla finestra sopra il termosifone. Un muro e al di sopra 30 centimetri di cielo. Cosa ci potrà essere oltre quel muro? Grazie Giovanna. Gianna Guaiano. Grazie Pino. Non vorrei dimenticarmi di salutare questo pubblico da parte di Eugenia Crimi, qualcuno la conoscerà, è una signora che vive a Bergamo, il cui papà era trapanese. Eugenia Crimi era molto legata a Salvatore Coppola ed essendo così lontana, lei è a casa a Trapani, ma non poteva venire, essendo così lontana mi ha chiesto vivamente di mandarvi i suoi saluti e di ricordarla. Allora eseguirò di seguito 2 brani. E il primo è un brano che non poteva non essere questo, brano, un antico brano di Donne di Marinai, raccolto nel Trapanese, che, in cui il Signoruzzu e la Madunnuzza vengono pregati affinché facciano buon tempo. E Signoruzzu mio, facciti buon tempo. Aiulamanti mio, mensu lumari, l'arvuli d'oro è lì, tinni d'argento, la marunnuzza mi lava aiutare.
possano arrivare, salvamento. Come arriva una liccia mai a fare, ci ammettiri due duci parole, come ti l'hai passato mari mari. Siamo tutti molto emozionati, pensavo prima se i nostri cuori saranno protetti da Don Bosco qua, perché sennò ci vorrebbe un'ambulanza fuori per tipo attacchi di cuore, perché è stata una continua emozione. E io voglio finire in maggiore con un canto che è stato l'ultimo canto che ho dedicato, che ho cantato direttamente a Salvatore per il giorno del suo 60° compleanno, e quindi come se lo cantassi per il suo 62° che compleanno, che è avvenuto proprio mentre era in sala di rianimazione, il suo compleanno. È un canto boliviano, un altro repertorio che vuole, con questo canto voglio salutare Salvatore in questo giorno di trigesimo, che il trigesimo non è un giorno a caso, no, il trentesimo giorno dopo la morte. Forse non tutti sanno che nelle più importanti tradizioni religiose del mondo, l'anima deve compiere un viaggio, si dice, no? E allora ancora Salvatore, per chi ci crede, sarebbe in viaggio. Io gli auguro di trovare presto il suo posto in cielo. Estrella colorada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. Del cielo bajo una estrella colorada de matices, con un letrero que dice que cumplas años felices. Tus amigos te deseamos con mucha sinceridad, largos años de aventura y mucha prosperidad. La, 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 Santa y dos. Jesús María, ay, Liquia, es tu día. ¿Cuántos años has cumplido? 62. Oh, Jesús María, tus amigos te deseamos con mucha sinceridad, largos años de aventura y mucha prosperidad. La, 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 Allora, chiedevo a Rino Giacalone e a Nicola Pollina di raggiungerci, così per avviarci poi alla chiusura. Grazie.
Sì, sì, ma poi lasceremo la possibilità. Allora, eccoci, accomodate. Buonasera intanto, ciao Rino, ciao Nicola. Allora Rino, tu sei uno degli ultimi arrivati nella casa editrice di Salvatore Coppola con un pizzino. Ecco, con due pizzini. Ecco, sono piccoli appunti letterari che però hanno, che forza hanno? Io mi viene difficile parlare al passato, anche perché i pizzini della carità esistono, ci sono e spero che continueranno a circolare. Ecco, volevo capire quale forza aveva proprio dal punto di vista della legalità, dell'impatto nella gente. Ma, buonasera a tutti intanto. È una grande responsabilità quella che mi dai, l'ultimo degli arrivati che deve, questo è interessante. Che deve spiegare i pizzini della legalità che invece sono fatti e sono stati prodotti da tantissime firme anche molto più autorevoli della mia, che sono l'ultimo di tutti. E furono la risposta ai pizzini di Provenzano. È un'idea che Salvatore Coppola maturò nel 2006, proprio all'indomani dell'arresto di Provenzano in quel covo di Montagna di Cavalli, dove c'era l'archivio dei pizzini, che lo fece passare in un altro pizzino, a sua volta scritto da Matteo Messina Denaro, come un imbecille. Però Matteo Messina Denaro a sua volta non sapeva che si stava colloquiando e stava svelando quel suo sentire interno ad un altro personaggio molto chiacchierato, che era Svetonio Alas Vaccarino. E Salvatore Coppola ebbe questa idea geniale di rispondere a quei pizzini dei mafiosi assassini dell'illegalità con i pizzini della legalità. Pizzini che hanno raccontato le storie di tante persone. C'è il tuo pizzino su Margherita Asta, c'è il pizzino sul mio estortore fatto da Giacomo Di Girolamo che ha vinto anche un premio, c'è quello su Peppino Impastato, c'è l'ultimo dedicato a Lea Garofalo, quella donna uccisa, poi fatta uccidere dal marito perché aveva deciso di collaborare con la giustizia. Il processo a Milano si è concluso adesso. Ci sono i pizzini dedicati a Ciaccio Montalto, a Giuseppe Montalto, due vittime nostre dimenticate. Ce ne sono tantissimi. E in questi momenti poi nascono i rimorsi, nascono. Si pensa si poteva fare di più. C'era un'idea che con Salvatore stavamo discutendo, che era quella di riunire intanto gli autori di tutti i pizzini della legalità, fare una bella cosa a Trapani che potesse... Una cupola della legalità. Sì, fare una bella cosa che poteva essere, e purtroppo non ci si è arrivati. C'è il rimorso di non aver consegnato una bella raccolta di pizzini ad un altro uomo, un uomo che è passato da questa terra, che si chiama Rino Germanà, che oggi è questore a Piacenza. La storia di Rino Germanà la sappiamo tutti. Un giorno mi ha chiamato, ci siamo visti anzi a Piacenza nel corso di un incontro, e mi disse che se gli faceva avere questi pizzini, lui li avrebbe voluti mettere nella sua stanza e regalarli ad ognuno che arrivava. La potenza di Salvatore era questa. E poi Rino è stata una garanzia di libertà per centinaia di scrittori, davvero, in tutta Italia, non solo in Sicilia. Insomma, ecco, Salvatore i libri li sceglieva, come abbiamo sentito, li pubblicava, e poi avevano questa forza dirompente perché affermavano veramente un'idea di giustizia e di libertà che è sotto gli occhi di tutti. Insomma. Sì, il Salvatore editore l'abbiamo sentito e raccontato da tanti questa sera. Ripeto, la mia, la voce dell'ultimo, non ho titolo, non mi sento di avere quasi titolo di raccontare il coppo all'editore. Mi piacerebbe di più raccontare il Salvatore che incontravamo, lo farà probabilmente Nicola adesso negli incontri, nelle feste di Libera, che era l'altra sua forza. E Salvatore è uno che, ecco, che per quanto mi riguarda, nonostante la mia esperienza giornalistica di scrivere, mi sono sentito preso per mano e portato a scrivere questi pizzini, perché eravamo al ridosso del trentennale del ricordo dell'assassino di Ciaccio Montalto, che dissi: Salvatore, ma lo facciamo un pizzino? Cioè, questa cosa dalla mattina alla sera, già l'indomani mattina mi chiese la prima bozza del pizzino. Quindi mi sono sentito prendere, anche se ho rapporti con altri editori, mi sono sentito da lui preso per mano e portato. Dico, io ho il mio esordio
letterario nel in assoluto è questo. Si chiama Salvatore Coppola. Ecco, Nicola, tu hai amato, stimato, e sei stato unito da interessi culturali anche affettivi con Salvatore, che era, come diceva Rino, era anche una sua, la sua presenza era anche una testimonianza nelle feste di Libera, nelle feste di Addio Pizzo. Ecco, in che cosa si manifestava questa sua partecipazione, questo suo modo e questa sua esigenza di esserci, in silenzio ma di esserci. Sì, sera a tutti. Desidero ricordare che comunque dopo il microfono sarà aperto agli altri. Sì, 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 assolutamente. Perché anch'io non mi sento, cioè, penso che ci sono anche altre persone. Cioè, assolutamente, assolutamente. Salvatore, oltre a essere un editore, era un tessitore. È brutto parlare al passato di Salvatore. Era un tessitore e questa sera lo dimostra, ma anche tutte le persone che non sono potute venire, perché appunto partecipava seppur con la sua tipica discrezione. Infatti tra le foto che giravano prima c'è una sua foto a Partinico in cui lui c'è al centro di un corteo. Allora era una manifestazione per Telegiato e Pinomaniaci, e lui camminava in disparte, di lato, non stava mai al centro. E infatti il suo stile era quello, dicevo, di tessitore, perché univa le diversità. Infatti anche questo evento ha unito vari amici, come diceva Ezio, come hanno detto altri, anche persone amiche di Salvatore con cui prima non ci si conosceva, e quindi la famosa rete di cui parlavamo. Esatto. Nicola, tu hai gestito per alcuni anni, un paio di anni, la bottega della legalità d'Erice. Salvatore era spessissimo lì. Sì. E tu mi raccontavi che spesso la gente veniva a comprare i pizzini o i libri di Salvatore, avevano l'editore che era lì proprio presente. Sì, ricordo piacevolmente questi momenti, perché Salvatore era generosissimo. E i tavoli che erano al centro della bottega li ha portati lui, e non li ha portati per i suoi libri ma per i libri che erano presenti, quindi già questo indica anche il suo stile, il suo modo di essere. E in bottega, come nelle manifestazioni delle associazioni che lui frequentava, come Libera, Addio Pizzo e altre, l'associazione di Tatria, stava sempre in disparte, cioè se entravano le persone, come dire, lasciava campo a me perché ero quello addetto alla vendita. Anche se la bottega di Libera era più un agorà che una bottega, e io allora, imparando da lui, lo tiravo e presentavo a sua, ora ci vuole insaputa, lo presentavo ai turisti e lui si divertiva, aveva proprio il piacere di incontrare, ma soprattutto di ascoltare. Lui amava tantissimo ascoltare e poi confrontarsi. E quindi era una presenza attiva, seppur con discrezione. Bene, ringraziamo Rino Giacalone. Sì, volevi dire un'altra cosa. Sì, una cosa molto velocemente, sì. Volevo riportare di attualità al momento, rimettere al centro la cosa con la quale tu hai aperto oggi, sì. Stasera. La necessità di ricordare, sì, di fissare con un gesto concreto Salvatore, sì, Coppola nella storia di questa città. Io credo che deve essere questo il centro e il punto finale di questa nostra serata. Questa è una città che ha bisogno di ricordare Salvatore Coppola, di ricordare Mauro Rostagno con iniziative concrete, e questo serie. È il senso di questa serata. Questa è una città che ha una strada che ancora si continua a chiamare Via dei Grandi Eventi, che è una vergogna per la città. Questa è una città che ha nomi di persone che, come hai detto tu, che sono sconosciute. Che il mio pensiero può essere il pensiero di tanti e di tutti quelli che sono qua stasera, che è quello di far sì che i figli dei nostri figli e noi stessi per prima ricordiamo Salvatore Coppola e come lui, per esempio, anche Mauro Rostagno, in maniera più concreta, ecco, e più fissa. A questo proposito, Giovanna, questa sera noi faremo una raccolta di film, ecco, ne vuoi parlare molto brevemente? Sì, avrebbe dovuta dirla Wally questa cosa, perché l'idea è stata sua. Ci sarebbe già un posto che a noi piacerebbe che venisse dedicato a Licchia e all'editoria trapanese, e che fosse un posto, io erroneamente l'avevo chiamato il Museo del Libro, ma non deve essere un museo, deve essere un posto fruibile a tutti. E noi abbiamo stampato dei moduli che abbiamo portato qui, ovviamente nelle giornate a seguire, per chi volesse avere
due minuti, può passare da me in studio, oppure potremmo anche pensare in via Livio Bassi numero 7, lo studio fotografico, e pensare di mettere in rete questa, così che ognuno possa stamparlo e poi magari rivederci. Allora, il luogo che si era pensato è questo posto che è stato definito Matacuben, cioè quel locale che si trova di fronte alla Banca d'Italia, l'ex cartoleria Ponzi, sì, perché io non c'ero. E a molti, ad alcuni sembra brutto, altri vorrebbero addirittura abbatterlo. Siccome c'è stato un periodo, io me lo ricordo, in cui in quel posto si faceva, oltre alla cartoleria Ponzi, arte, cultura, e pensavamo che sarebbe un posto centrale, ben visibile, che potremmo gestire tra di noi, insomma i modi si trovano con l'associazionismo. Però ecco, io non so se Vuoli sia riuscito, voleva chiamare l'assessore, come si chiama, Ivana Inferrera, per proporgli questo, insomma mi pare di non averla vista. Comunque questa è una cosa sul quale secondo me ci dovremmo muovere velocemente. Bene, grazie a Rino Giacalone, grazie a Nicola Pollina. Ecco, c'erano degli interventi, credo Peppe Romano, Antonella Parisi e Vincenzo Ognibene, quindi se mi raggiungono in maniera molto veloce così poi passiamo. Sì, mentre loro si accomodano io volevo dire la mia velocemente. Io ho conosciuto Salvatore grazie al Caffè Sotto il Mare, che è stato anche il luogo fortunato che ha visto l'incontro tra Leo Nicolosi e Licchia, e poi a Malatesta. Un aneddoto velocissimo, tanto per, se è necessario ancora, far capire chi era Licchia. Licchia una sera venne portando con sé un autore, perché quella sera ad Amalatesta si doveva fare la presentazione del suo libro. Questo signore, quando è arrivato, dava qualche segno di non stare molto bene, però insomma, siccome noi con Licchia eravamo in una botte di ferro, nel senso fai tu, organizza tu, non c'è problema. Insomma, questa persona era un po' alticcia, io vi giuro non mi ricordo neanche chi era e come si chiamasse, comunque, no, ma infatti. E a un certo punto questo signore, seduto su una sedia, cadde all'indietro, cioè perché era proprio completamente... Allora Licchia non pozzì, non fece altro che prenderselo sotto braccio, mi dai e mi disse, John, scusa, e Sidney. Questo per dire, io non so se adesso questa persona fosse proprio uno degli alcolisti anonimi, però che lui dava la disponibilità, veramente, e se fossimo stati altri noi, un altro lui, ne avessimo affinnuto, avessimo detto, ma come porti, ma come ti permetti? Invece praticamente non era successo niente. Licchia aveva dato la possibilità ad una persona che magari aveva questo problema di scrivere, di vivere e di presentare il suo libro alla serata, che evidentemente saltò. Grazie, grazie Giovanni. Allora, brevemente un giro. Allora, c'era Peppe Romano, che con Salvatore Coppola ha pubblicato intanto tre libri, una vera e propria trilogia. Ecco, il tuo ricordo di Salvatore, so che tu hai preparato una breve poesia che ti... È stato detto tutto, credo, o quasi tutto, di Salvatore, quindi io ho preferito scrivere qualcosa, e se me lo permetti di leggere brevemente. Noi abbiamo pubblicato la famosa trilogia del Becchino, e l'ultimo, diciamo, l'ultimo lavoro che dovevamo fare con Salvatore è quello di riunirla in cofanetto per poi, diciamo, venderla tutti insieme. Purtroppo non ci siamo riusciti. E se mi permette, ho fatto una brevissima poesia in dialetto. A Salvatore Coppola detto Licchia. Se in Trapani c'era un editore puro, chisto era Coppola, è sicuro. Licchia per l'amice, e ne via tante. Scritture affermate, ma pure principiante. Trapanese controcorrente, degli politici un mulianente, faura, contribute, non ne via mai addomannato, eppure non avesse avuto bisogno, perché la vita l'aveva bastonato. Ma testardo iddo non si calava, e sta casa editrice che rende s'aderava, si concentrava tanto a travagliare che spesso si scuidava pure di mangiare. I libri erano la sua vita, iddo li amava, se li leggia, se li correggia, se li stampava, ma poi per vinnere stomo tenace aveva a peniare. Chi se lo destino un giovane di cui chi libra ci vuole campare? Salvatore a volte era triste, a volte era stonato, aveva due figli in Olanda e sempre li pensava, per l'amore di Ville una volta l'avevano pure carcerato. Mogli crudele chi lo denunciaste, non sai quanto male a stomo ci faciste. Comunque te la levaste in vita qualche soddisfazione, l'ultima pubblicando le pizzine, tua geniale invenzione. Salvatore, sei stato un grande trapanese, per davvero, seminaste cultura, rintronare tuo terreno, ma forse stiorno qualcosa sta germogliando grazie all'amice commosse che ti stanno ricordando. Grazie. Vincenzo Ognibene.
che ha avuto ospite Salvatore a Palermo per diverso tempo. Come? Sì. Sì, sì, vabbè, vai, vai. Buonasera. Coppola è stato ospite nel mio studio per circa 4-5 anni, cosa di questo genere. E io stasera mi sono tenuto la coppola per un motivo molto semplice, perché ogni volta che arrivava a Palermo arrivava col suo pane e mi diceva: "Non minchia, alla sa sta coppola". E io non devo dire un paio di cose, devo assolutamente dirle. Il buon Coppola è stato il figlio spirituale di Pasqualino Marchese, venuto a mancare qualche anno fa, poco prima di Coppola, cioè il 22 di febbraio del 2012. Con Coppola Pasqualino Marchese aveva pubblicato 2 libri, ma la figliolanza di Coppola con Pasqualino Marchese è la seguente, perché Pasqualino Marchese è stato l'editore dei libri siciliani, l'editore che ha avuto, diciamo, una rispondenza particolare di libri sulla mafiosità siciliana, e quindi in un qualche modo, diciamo, Totò con le sue pubblicazioni ha fatto, io lo chiamavo sempre Totò, scusate, non Licchia, e ne Totò, per me era Totò. Io non sono un pittore essenzialmente, ma ultimamente avevo scritto delle poesie in dialetto. E a un certo punto dice: "Ma che ci dice lei?" Dice: "Ma che te ne va?" Dice: "Pubblichiamola". Dice che andavano bene. E devo ricordare la grandissima pazienza di Salvatore, di Totò, per la correzione di queste poesie. E io voglio semplicemente leggere alcune cose che avrei fatto a lui personalmente, perché non gliele avevo fatte in vita, noi correggevamo le poesie. E ho fatto una brevissima selezione di poesie in dialetto collegate alla mafiosità, perché io, anch'io, facevo parte un po' di una famiglia particolare. Questa è dedicata a Totò, ed ecco, per mia la mafia era una cosa lontana, ma era un fatto di famiglia e lo sapeva. Me parrino Vicenzino, amico di giudice e carrabiniera, parrava pure chi parrene, ma prima di morire, cu libro santo ne mano, voglio parlare con Dio. Legava Totò e Pasqualino questo rapporto con il comunismo, con una certa idea di sinistra. Vinistivo a cavallo chi bannere i russi, nocchiano da signora, e io picceriddo meravigliato vi tagliava. Un sapia che proprio ca anticchia prima, uzzumommo le cause, fici a prima prova per aiutare ai poveri vidani. Io faccio parte delle basse madonie e vi leggo quest'altra cosetta che è abbastanza significativa. A Giammardaro s'ammazzava puro più vanto e si squagliavano i cristiani una vucca do forno. Chi vai a dire? Nao svezznica. Vicenzino, noi siamo frate, talia, non ne parliamo più. Io me ne vado, mi ne a dire per questi figli, non ci rompete più amici. Ringrazio il signoruzzo della Licci e mio padre Peppino come madre, perché un cercaio oro non è picciolo, ma di là le lancero cuso libro.
Questa è una poesia che ho dedicato a Pino Battaglia, in questo caso la devo dedicare a Toto Coppola. Qualcuno parlava di gigante oppure parlava della leggerezza di Salvatore. Io parlo di ali di farfalla. La terra e avascia si sappa calato, caro Pidduzzo, e stupigliare lento, senza pensiero, che diventa cosa, ma solo per noi, e oscuro senza domani. E tutto amico potesse essere ciò leggio, sapessimo passato come a tia, con l'ale di farfalla. Ciao Totò. Grazie, grazie Vincenzo. Ecco, l'ultimo intervento per Antonella Parisi, che con Salvatore ha pubblicato due libri. Antonella è un'insegnante e lavora nel carcere di San Giuliano, la casa circondariale. E questo incontro con Salvatore e la sua disponibilità a pubblicare questi testi dei detenuti. Salve, buonasera. Il mio è forse l'ultimo ricordo di questa serata per Salvatore Coppola, ed è il ricordo non solo mio ma anche appunto ultimo degli ultimi. Io ho avuto la fortuna di fare questa bellissima esperienza di insegnare al carcere di San Giuliano e di conoscere persone che purtroppo, avendo sbagliato nella loro vita, sono andate incontro a grandi sofferenze. E con queste persone avevamo deciso di portare avanti un progetto, di scrivere delle storie, scrivere qualcosa che portasse fuori dalle mura carcerarie i loro sentimenti, la loro vita, i momenti anche passati dentro quelle mura. E così nasce questo progetto, Sapori al fresco, ricette e briciole di vita dalla casa circondariale di Trapani. E naturalmente ci serviva un editore, ma neanche pensavo a un editore, io pensavo di trovare degli sponsor, di trovare persone di pubblicarlo in proprio, insomma. Sì, che contribuissero, insomma, alla pubblicazione di questi racconti. E quando ne parlai a Salvatore per avere un aiuto, non per altro, non mi potevo certo aspettare che dicesse: ma qual è il problema, lo pubblico io. È stata per me una grande soddisfazione, ma immaginatevi la soddisfazione dei miei alunni, certo, quando io ho detto che c'era un editore disposto a pubblicare le loro storie. È un libro che ha valore soltanto perché ha dato voce agli ultimi, a quelli che magari un editore di grande livello magari non avrebbe neanche dato ascolto. E poi c'è stato un altro libro che è stato pubblicato e proprio in questi... A distanza di un anno, Salvatore Coppola, non contento di ciò, si è offerto di curare l'editing e la stampa di Fumetti Ristretti di Pietro Rasa, un nostro sempre alunno, un grande artista, uno che è bravissimo con la penna, con la matita, anzi con i colori, e che fa delle vignette, fa dei disegni meravigliosi. E grazie a Salvatore, grazie. Anche lui ha potuto realizzare il suo sogno. Grazie, grazie, grazie Salvatore. Grazie Vincenzo, grazie Peppe, grazie Antonella. E, c'era una lettera che ci è giunta da Nadia Furnari, che è la presidente dell'associazione Rita Atria, che questa sera non è potuta venire, che ci teneva, insomma, ecco, a farvi sapere la sua partecipazione in questo modo. Prego. E allora, sarà duro. Ehi Salvatore, mi sembrava una nostra telefonata. Sto venendo a Palermo, ma io sto andando a Niscemi. Allora ci si vede la prossima volta. Coppola, sto venendo a Trapani. Quando arrivi? Ma io devo andare a Mazara. Anche questa volta dovevo venire a Trapani, ma le solite emergenze mi trattengono a Palermo. Perdonami Coppola, perché ti chiamavo così. Sono sempre la stessa, si corre da una parte all'altra della Sicilia, ma tu mi battevi. Adesso me lo spieghi chi chiamo per farmi indicare la strada da Erice a San Vito? Me lo spieghi a chi posso chiedere dove porto le mie amiche a mangiare il couscous? A chi posso dire: Coppola, non ho tempo per aggiornarti questa cosa nel sito? Era tutto così. Anche a Milazzo credo di averti incrociato velocemente. Io ero troppo amareggiata per le cose che erano successe con gli organizzatori per soffermarmi il banchetto. E se proprio te la devo dire tutta, non mi ricordavo tu avessi un banchetto. Eppure mi avevi chiesto il numero di Riccardo. Penso a quante occasioni mancate, penso a quei pranzi a casa con Enza. Ti facevo quasi sempre la pasta con la panna e i piselli. Poi cercavo di variare, ma lo sai, io e la cucina facciamo a pugni. Però provavo a dare il meglio di me. Dai, adesso lo so che stai sghignazzando. La notte tra il 18 e il 19 ottobre ero a Roma per manifestazione nazionale indetta di centri sociali, no muos, eccetera.
Nel mio telefonino appare l'iconcina che su Facebook ho ricevuto un messaggio. Era Rino, che mi diceva che eri grave all'ospedale. Ti ho sognato la notte, io stavo camminando lungo una strada. Tu eri agli impiedi, come sempre. Ti stavi preparando una sigaretta. Sono passata dritta, pensando non fossi tu, perché non era possibile, eri all'ospedale. Il tuo volto, via via che ti fissavo, sembrava diverso. Qualche giorno dopo, tutto era più chiaro. Grazie per avermi salutata. Tutto si interrompe in una mattinata di fine ottobre. In quegli attimi, in quelle occasioni di incontro, perse nella mia fretta. Adesso, caro Licchia, tu pensi di riposarti? Sono sicura che un modo per far correre i pizzini lo troveremo. Ciao, amico mio, e ogni tanto chiamami. Il numero di telefono è sempre lo stesso. Un abbraccio fortissimo. Ti voglio bene, Nadia. Dimenticavo. Un giorno vinceremo. Vinceranno i nostri sogni. Adesso vado. La lotta mi aspetta. Salutami Rita e tutti gli amici che incontri. Ecco, tra l'altro Nadia Furnari curava il sito di Salvatore Coppa. Ecco, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, che vuole portare una testimonianza? Oppure va bene così e a sto punto io passerei, diciamo, la parola alla chitarra di Claretta Salvo, che sì, va bene, la chitarra è dei ragazzi che adesso ci presenterà, e la voce di Claretta. Io ho preso un impegno con Claretta, non ti chiedo nulla, insomma, ecco, perché come mi hai spiegato, 50 anni di vita con una persona non si possono sintetizzare in poche parole. Claretta è stata, non so cosa definirti, insomma, la sorella, la compagna, l'amica, sei stata veramente siete stati entrambi due pilastri di una stessa amicizia, giusto? E allora ho sintetizzato tutto io, così ti ho risparmiato ogni considerazione. Ecco, prima di chiudere con Claretta, io volevo invitare Cinzia Coppola a salire per un attimo sul palco, che a nome della famiglia voleva dire un paio di cose. Cinzia è la figlia di Matteo, il fratello di Salvatore Coppola. Buonasera a tutti. Volevo ringraziarvi per l'amore che avete dimostrato per mio zio. L'amore che ci avete dimostrato e che avete dato a lui mentre era in ospedale e anche in questo momento. Non so dirvi altro, avete testimoniato comunque la grandezza e dell'animo buono e grande che aveva mio zio. Non so dire nient'altro. E che comunque la sua volontà, che comunque è stata espressa anche nel suo libro Il mio postino, noi della famiglia, su quello che noi abbiamo potuto fare, abbiamo realizzato il suo desiderio. Grazie Cinzia, grazie. Grazie a voi. Grazie. Un abbraccio. Ciao. Grazie. E allora chiudiamo proprio con Claretta. Sì. Claretta funziona con me come con Licchia. Ah, sì. Perché Claretta subito. C'è Claretta, Clara. Certo, a 60 anni Claretta è un po' imbarazzante. Però. Allora, io volevo fare questa... Ah? No, sicuramente è un affetto, poi ora non si arrisica nulla a dirmi come la petacci. Quando ero ragazzina mi incazzavo con una bestia, dopo c'è essere Aldo Virzì che se lo ricorda che io mi incazzavo. È vero o no? Allora, su cosa non si leva? Va bene. Facciamo finta di niente. Allora, io voglio fare Un padrone su vecchio, perché era delle cose che io faccio, la canzone che mio compare Licchia preferiva. Parro con viaggi, cariciti sempre, chiamate padri, a cui dona pane, io vi dico, che non è vero niente, che siete viaggi, che con le vostre mani girate pane con panaggio e vino, con lo giavaglio delle vostre frazza, campanuigi che sono nati a razza. Un solo padre avevo, ed è l'usule, con le sorragge e la sua calore, brena la terra nostra madre naturale, e tutte l'auge non so pace, ma su pagiuna, e lo pagiuna è un male vecchio. Ora ci vogliono chi dica che sanno le case, ci vogliono chi dica che allevano l'armale,
ci vogliono chi che pigliano le pesce dello mare. Allo padrone no, chi è su vecchio. Parlo con viaggi, caricite sempre, chiamate padre a cui dona pane. Io vi dico che non è vero niente, che siete viaggi con le vostre mani. Girate pane con panaggio e vino, con lo giavaglio delle vostre razze, campanueggi che sono nati a razza, con lo giavaglio delle vostre razze, campanueggi che sono mala razza. Sì, forse così. E allora, poi volevo fare Terra che non senti, che nel caso di Licchia mi pare proprio idonea, diciamo. Perché in Sicilia la terra è terra ed è splendida. Il problema in gran parte, purtroppo, siamo noi siciliani. Rapivo l'occhio in terra da sto inferno, ste vent'anni di tormento, col cuore sempre in guerra, notte e giorno. Terra che non senti, che non vuoi capire, che non dici niente, vedendomi morire. Terra che non tieni, che vuoi partire, e non dici doni, per farli tornare. E chianci chià, Nina, e chianci chià, Nina, oh, oh, oh. Maledetti tutte stanne, col cuore sempre in guerra, notte e giorno. Maledetto che ti inganna, promettendo della luce e a fratellanza. Terra che non senti, che non vuoi capire, che non dici niente, vedendomi morire. Terra che non tieni, che vuoi partire, e non dici doni, per farli tornare. E chiange chià, Nina, e chiange chià, Nina, oh, oh. Ha detto a lui, giovanissimo, si chiama Dario, è bravissimo. E
l'ho chiamato in soccorso in grande aiuto, perché io sono una scarpa sempre con la chitarra sono stata, però con l'artrosi mi si è complicata la situazione ulteriormente. Allora, adesso finisco. E finisco con una ninna nanna. Ma sta cosa è posta anche. No, non ha importanza, va bene così. Con una ninna nanna. Che no, no, non c'è bisogno, meglio di. Ah, ecco. Grazie. La ninna nanna credo molti di voi la conoscono già, è una ninna nanna di Enna, a cui io tengo moltissimo. E che io gli dedico a mio compare Licchia, perché io spero che finalmente lui riposi tranquillo. Come diceva poco fa Pino, gliel'abbiamo detto tantissime volte, fermati, un mangiare a dritta, mangia assettato, caspita. E adesso ha tutto il tempo per riposare. È meglio che lo posso prima che sto a ponderare. Allora, dormi, dormi, calana che nova, dorula ne dieda, cenduli giova. Sonno va e lo sonno veni, lo sonno gioia mia, lo mantenio. Angile sa, divini, diviniti, aiucci cante voi. La dormisci Dio. Sono zonga, natore ganga la gente, veni inganna me fi, io che non c'è Dio. Grazie, grazie Claretta, grazie a tutti. Io volevo ringraziare tre persone che poi hanno permesso la realizzazione tecnicamente di questo spettacolo: Salvatore Centorrino, Franco Marino e Don Liborio Palmeri. Grazie a tutti e soprattutto grazie a Salvatore. Ciao Salvatore, ciao, grazie a tutti, arrivederci. Buona serata, non dimentichiamolo mai. Ciao, ciao. Foglio della raccolta firme, intanto lo mettiamo all'uscita, così magari. E poi su Facebook, sì, vediamo di. E questo era uno dei progetti in corso di Licchia. Aveva dato mandato a Valentina Restivo, una ragazza che fa dei gioielli, e che si riprende un po' il discorso della quindi la collana per il libro.